Vai. Ecco qua, buongiorno a tutti, benvenuti all'Assemblea Annuale di Forum Droghe. Quest'anno è un anno particolare perché festeggiamo i 25 anni dell'associazione e quindi è un'occasione speciale per noi. Abbiamo dedicato questa Assemblea al tema del rapporto dell'associazione con la politica, come si è sviluppato in questi 25 anni, ma soprattutto nella prospettiva futura. Come sapete, Forum Droghe si occupa da 25 anni delle politiche sulle droghe, si batte per una riforma, per una nuova modalità di approccio a questo tema che è così impattante sulla nostra convivenza civile e sulla società in generale. E il tema del rapporto con la politica ha tanti aspetti. Abbiamo chiesto a un po' di amici di fornirci dei contributi prima dell'assemblea che sono disponibili e pubblicati sul sito di Fuoriluogo e questo ha prodotto veramente uno spaccato interessante su tutte quelle che sono le sfaccettature da cui si può affrontare questo tema e questa problematica. Abbiamo il problema impellente del fatto che la normativa italiana è una delle più severe d'Europa, più che altro fra quelle che causano più affollamento carcerario, e abbiamo l'intervento di Elia De Caro, di Antigone, con il quale abbiamo collaborato tante volte, che ce lo ricorda in maniera esplicita. Abbiamo gli interventi di Patrizia Meringolo sul tema della ricerca, di Denisa Merini sul tema dei diritti dei lavoratori e dei diritti in generale delle persone che usano sostanze. Un intervento di Fabrizio Mariani del CNCA, la più grossa organizzazione che si occupa di servizi del privato sociale per le dipendenze. Abbiamo l'intervento di Margaron, ricordo quello di Coletti e di Cippitelli, che trovate tutti sul nostro sito. In più, la giornata di oggi prevede una prima serie di interventi dopo l'introduzione del presidente Stefano Vecchio, dei fondatori dell'associazione che ci ricorderanno forse anche un po' quali erano gli obiettivi iniziali quando l'associazione era ancora un luogo che era frequentato da tanti parlamentari, le cui pubblicazioni ospitavano interventi di coloro che sedevano in Parlamento, di decisori politici, e come invece oggi sia forse più difficile avere delle interlocuzioni esplicite, perché come sempre un po' il leitmotiv italiano è quello sulla droga che si fa ma non si dice, e quindi anche un tema così importante che riempie le nostre carceri, che causa dei costi e un impegno delle forze dell'ordine, dei costi alla società enormi per un impianto legislativo proibizionista, di fatto non è mai all'ordine del giorno del dibattito politico. Lo è stato per un brevissimo periodo grazie all'intergruppo parlamentare sulla cannabis, ma soprattutto coloro che se ne occupano di solito sono i partiti della destra, perché ogni volta che c'è bisogno di fare un intervento di repressivo, di populismo penale, la droga è la prima occasione su cui intervenire. Purtroppo questo è anche una caratteristica anche di alcuni interventi della sinistra, se pensiamo ai decreti sicurezza del ministro Minniti, ai DASPO per coloro che hanno subito delle condanne per l'articolo 73 e 309 rispetto ad alcune zone della città, per finire a Salvini. Anche l'ultima normativa che riguarda la regolarizzazione dei migranti ha previsto l'esclusione di coloro che hanno subito delle segnalazioni ai sensi della 309. Questo per dare anche un po' il senso dell'ampio ventaglio in cui questa normativa interviene e quanto sia importante arrivare a una riforma che incide sulla vita di tutti i settori della nostra società. Allora io mi fermo ricordando che daremo la parola direttamente prima ai relatori che sono in programma, e quindi prima all'introduzione del presidente Stefano Vecchio, poi a Stefano Anastasia, Grazia Zuffa, Cecilia D'Elia, Mauro Palma e infine a Franco Corleone, che sono fra i fondatori dell'associazione che il 26 giugno nel 1995 a Roma
hanno dato vita a questa associazione, dalla lunghissima vita e dalle amplissime prospettive, per poi passare anche agli interventi degli invitati che vorranno prenotarsi, come ricordava Leonardo Fiorentini, tramite la chat di GoToMeeting. Per coloro che ci seguono da Facebook, possono intervenire con dei messaggi direttamente sulla pagina, che poi saranno selezionati da Leonardo e magari per porre le domande ai relatori. Quindi lascio la parola a Stefano. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Questa volta il buongiorno è detto bene. E allora, credo che sia la prima volta che Forum Italia fa una sua assemblea. Intanto il primo 25ennale, ma è anche la prima volta che la fa online. Accade in questo periodo. Quindi c'è un elemento positivo che riusciamo a incontrarci, ma per me che sono un meridionale, non potessi vedere, toccare, insomma, è un elemento di... Come dire, di criticità che però ci condividiamo. Intanto vorrei ringraziare tutti di nuovo per partecipare a questo incontro. Devo dire, anche io ho trovato molto utili gli interventi fatti da tutti gli amici e i compagni di viaggio su Fuori Luogo, perché mi hanno riattivato un po', come dire, una reazione anche un po' emotiva in tutta la storia che ognuno ha vissuto in pezzi diversi, in parti diverse del Forum Drogo. E vorrei ricordare tutti i presidenti del Forum Droghe, in particolare, diciamo, vorrei ringraziare Maria che mi ha preceduto in un momento difficile di passaggio di Forum Droghe, un po' critico, e Giorgio Bignami, quale io ho inviato un messaggio, e vi leggo proprio alcune delle parole che lui ci ha detto, mi sembra necessario e opportuno. Allora, grazie di cuore, calorosi saluti per la celebrazione del vostro 25ennale. A voi tutti il mio apprezzamento e gratitudine per il lavoro che fate in tempi così difficili, Giorgio. Mi è sembrato utile portarvi questo suo saluto, perché sapete che Giorgio ha vive un momento di difficoltà, ma è tra di noi anche lui, quindi diciamo fa parte di questa grande famiglia, tra il Novecento e il nuovo millennio, diciamo, in qualche modo riesce a resistere a fare attività politica e culturale attiva. Bene, detto questo, io proverò a riportare una serie di riflessioni e soprattutto una serie di interrogativi e qualche proposta su questa tematica di cui ha accennato già Hassan, che noi abbiamo voluto mettere di questo 25ennale, che è proprio il rapporto con la politica nel passaggio dal secolo breve al nuovo millennio. Sono 25 anni, un quarto di secolo. Nasceva Forum Droghe, il gruppo di persone che lo fondò, in buona parte presente anche con noi oggi, presente ma anche perché molto attivo, diciamo, continua a essere attivo nei loro contesti di riferimento. Lanciò una scommessa, intellettuali, politici, attivisti, lanciò una scommessa al mondo variegato della società civile e della società politica italiana, che in qualche modo interagiva con le droghe, era interessato alle droghe, e che era sottoporre una critica radicale e diffusa alle politiche, alle culture, alle pratiche e alle rappresentazioni dominanti circolanti nel nostro paese sulle droghe, aprendo all'Europa, alle realtà internazionali e realizzando un'opera di sprovincializzazione del dibattito pubblico. Cioè una forte discontinuità con i modelli culturali e politici dell'epoca, con i quali dobbiamo ancora fare i conti. Pensiamo a quella che veniva definita già all'epoca, in uno dei documenti che noi abbiamo pubblicato sul sito di Fuori Luogo, l'ipertrofia del sistema penale. E appunto leggendo alcuni di quei documenti dell'Assemblea, ripercorrendo alcune delle tappe più importanti, almeno così io le definisco, le individuo, che hanno caratterizzato l'attività di Forum Droghe, ritroviamo ancora in evidenza molte delle questioni con le quali noi oggi ci confrontiamo e che sono al centro del dibattito e della nostra iniziativa politica, ma come ricordava Hassan, non solo della nostra iniziativa politica. Alcune di queste questioni testimoniano del lavoro importante che Forum Droghe ha realizzato sul piano culturale,
vorrei sottolineare, che è relativa al cambio di percezione sociale del fenomeno sul versante delle prospettive, delle pratiche e delle iniziative di advocacy. Per esempio, penso all'impegno nella diffusione della riduzione del danno, intesa come prospettiva più generale, quindi trasversale. Quindi l'impegno non solo a inserire nel dibattito e nelle pratiche politiche e anche dei servizi italiani della riduzione del danno, ma anche a proporre una sua emancipazione, il quarto pilastro, cioè uno dei pilastri delle politiche, a una prospettiva più generale, a un quadro più generale di riferimento attraverso il quale è possibile rivedere e rileggere tutte le diverse aree di interesse del mondo delle droghe. E questo anche grazie al coinvolgimento delle nostre numerose iniziative, sia editoriali che di dibattito, di personalità, non solo italiane ma anche europee, penso a Peter Cohen, Tom DeCork, a Jean-Paul Grunt, giusto per ricordarne qualcuno. Penso alla recente traduzione che abbiamo fatto di Drug Set and Setting di Norman Zinberg, alle iniziative editoriali come Droghe e Autoregolazione, tutte iniziative che non, per noi non si riducono a scrivere o tradurre dei libri, ma a inserire all'interno del nostro quadro del dibattito pubblico questioni importanti che riguardano appunto soprattutto il passaggio dalla riduzione del danno come quarto pilastro a una prospettiva più generale che pone il problema del governo sociale del fenomeno e il suo intreccio con l'autogoverno dei consumatori. E quindi ricordo giusto velocemente alcune di queste tappe, alcune di queste nostre importanti, più che tappe, le nostre importanti aree di intervento, per esempio la ricerca sulla valutazione e dell'impatto delle politiche pubbliche, che è stato oggetto anche del nostro progetto, un Civil Project Forum on Drug Project, e alla relazione tra droghe e diritti umani che affrontiamo insieme la Drug Action International e le numerose reti italiane con le quali noi interagiamo continuamente. Penso alle ricerche qualitative nei setting naturali che abbiamo introdotto nel nostro paese e che hanno appunto svelato le strategie di autoregolazione messe in atto dai consumatori, le competenze a mantenerle, smentendo tutte le teorie sulla incontrollabilità che sono alla base del modello morale e patologico delle tossicodipendenze, del modello, dello stereotipo del tossicodipendente. E guardate le implicazioni che sono importanti, guardate, un lento lavoro, no? Ha contribuito a introdurre queste nuove domande e nuovi modelli più aperti, che non dico siamo riusciti a introdurre le trasformazioni, ma credo che abbiamo posto delle domande importanti che si riverberano non solo nel nostro mondo, visto i continui tentativi, le continue interventi per cercare di spostare sempre più verso il penale, no? Il quadro politico-culturale, verso nuovi modelli più aperti e ospitali per ripensare il mondo complesso delle droghe, delle persone che usano sostanze, quindi provarne a creare un cambiamento. Quindi le relazioni con le reti europee e internazionali, siamo membri di Euro Armed Action, la nuova rete europea della riduzione del danno, le diverse iniziative che abbiamo fatto insieme, comuni, per provare a trovare linee d'azione anche a livello europeo, così come il lavoro e l'impegno nella revisione delle convenzioni internazionali. Insomma, un complesso di azioni, di interventi intrecciati tra di loro che in qualche modo hanno impattato con la nostra realtà. Pensiamo anche alle numerose summer school che noi abbiamo realizzato insieme al Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, una serie di tematiche non solo sulla riduzione del danno, sulla relazione della città e droghe, sui consumi del web, fino alla relazione tra le migrazioni e gli usi di sostanze, e la prossima che faremo a settembre sui consumi all'epoca del Covid-19. La Summer si è insomma sempre costituita e presentata come un grande laboratorio non solo di formazione ma anche un laboratorio di approfondimento, diciamo, di tematiche utile per tutti noi, per tutte le nostre reti. La collaborazione con i numerosi libri bianchi e la critica radicale al modello ipertrofico penale e tutte le iniziative collegate con i libri bianchi che non si sono proposti o riproposti solo come dei rapporti, ma anche come delle in generale delle pubblicazioni che proponevano e che propongono tutt'oggi
delle ipotesi politiche complesse all'altezza dei tempi. E voglio ricordare la nostra storica collaborazione con il quotidiano Il Manifesto. Agli inizi avevamo un inserto, ora abbiamo una rubrica entrambi con il nome di Fuori Luogo. E quindi anche vorrei ricordare il nostro sito Fuori Luogo, l'importanza che assume nell'ambito della comunicazione, anche del dibattito interno, grazie all'impegno di Leo Fiorentini, un'opera di comunicazione molto ampia, siamo arrivati a circa 10.000 articoli e documenti fino a 3.100 iscritti. E ricordiamo ancora l'impegno con le nostre reti, pensiamo alla campagna su Naloxone con la rete ITAR e il nostro lavoro a fianco con la rete ITAMPUT dei consumatori. Ecco alcune delle attività, poi vi faremo circolare il report più generale, tutto quello che, ha fatto e continua a fare. Ma sono diciamo attività che in più campi hanno tentato e tentano, mi piace dirlo, di stare sempre in direzione ostinata e contraria, di rendere possibile un cambio di paradigma in qualunque momento storico, nello sguardo alla realtà dei momenti, stili e usi di consumo di droghe, riconoscendo alle persone che usano sostanze psicoattive centralità e protagonismo su ogni scelta politica e prospettiva che li riguarda, che anche questo è un modo per riconoscere i diritti, cioè non intesi come diritti di carta o sulla carta, cioè formali, ma anche un riconoscimento sostanziale del ruolo dei consumatori come persone tra le altre, non come persone speciali. E quindi, come dicevo prima, l'intreccio del governo sociale e l'autogoverno dei consumatori. Molte iniziative abbiamo provato a coinvolgere il mondo della politica, degli operatori, dei consumatori, del terzo settore, dei movimenti, del sindacato, per provare a introdurre quei cambiamenti espressi, dopo dire qualcosa in questo senso, qualche riflessione su questo tentativo nostro di inserire e anche su questa relazione sia interna alle reti che soprattutto con, la realtà della politica. Ora, in questo quadro sono state elaborate le nostre proposte di legge, che non si sono mai presentate solo come degli interventi di tipo politico-istituzionale, quindi le proposte di legge per la legalizzazione della cannabis, la riforma radicale, il DPR 39-90, che quindi centrata sulla depenalizzazione e decriminalizzazione totale di ogni comportamento legato all'uso di droga, perché hanno sempre rappresentato appunto una strategia, una parte di una strategia più generale che va appunto verso il governo politico-sociale del fenomeno. Ora, a cavallo tra il Novecento e il secolo breve che voi sapete che termine evidenzia l'idea di un secolo pieno di vicende, di movimenti, noi avevamo un mondo della politica col quale era più possibile dialogare, sia della politica legata alle grandi formazioni del Novecento, dei partiti, dei sindacati, dei movimenti, pensiamo ai grandi movimenti del Novecento, a cavallo anche, diciamo, dal Novecento all'inizio del nuovo secolo, i social forum, i movimenti ambientalisti, alle marce antiproibizioniste. Chiaramente mette di salto una forte difficoltà del momento, ci troviamo oggi di fronte a formazioni leggere, flessibili, in tempi molto diversi, insomma brevi, non lunghi, con molto identitari ma poco ideologici, nel senso che non si ritaneva, diciamo, nel Novecento. Le quali è difficile trovare un momento di relazione, di d'accordo. E noi, anche per cercare di affrontare questa tematica, come riproporre alcuni dei nostri temi o anche ridefinire alcuni dei nostri temi o rinnovarli, avevamo organizzato una conferenza autoconvocata. A febbraio, ricorderete che siamo stati tra i primi che, vittime della pandemia, abbiamo dovuto rimandarla, ma ritengo che questo sarà invece un tema che dovrà essere ripreso nella nostra discussione, qualcosa velocemente. Quindi il mondo, la relazione con il mondo della politica, nelle sue varie espressioni, continua a essere un tema centrale della nostra storia, riemerge con una forte attualità, e non riguarda solo la ripresa di un'iniziativa parlamentare, ma anche questa, ma soprattutto la domanda intorno a quali iniziative sia necessario promuovere e quali innovazioni nel nostro modo di agire
per ricercare e recuperare un rapporto complessivo con la politica, quindi anche col nostro modo di fare politica e di essere parte del mondo della politica più ad ampio raggio. Ora, io in questo cambio, in questa trasformazione più che chiamo del mondo dell'espressione della politica, io ci ritrovo alcune, vorrei proporvi insomma, un ragionamento su alcune linee politico-culturali che probabilmente nel Novecento erano presenti ma meno forti, ma stavano dentro, diciamo, imbricate dentro altre culture, forse anche in qualche modo contenute, che invece sono state liberate in questo momento, in quest'epoca, no, più fluida, più flessibile, più meno ideologica, appunto più identitaria. E penso per esempio all'emergere di nuove forme di razzismo. La mia idea è che la nostra cultura è intrisa di, come dire, un modello razzista, un paradigma razzista, secondo me anche di discriminazione di genere, che è un po' alla base delle tendenza alle discriminazioni e anche alla costruzione di stigmi, su tutta una serie di fenomeni, di movimenti che vengono identificati come altri dalla cultura bianca, la cultura, pensate al nord-sud, no, che si ripropone oggi. Pensiamo anche ai criteri di sicurezza vigenti, che a tutt'oggi sono vigenti, nonostante in questa coalizione di governo ci sono delle forze che erano contrarie. Pensiamo anche alla proposta di legge Molinari, che secondo me ha, diciamo, forse probabilmente più che avere l'obiettivo reale, magari ce l'aveva anche di introdurre quelle norme, ma soprattutto ha una, come dire, assume un valore simbolico che va a dire, il modello penale ipertrofico è il modello di riferimento per affrontare le tematiche sociali che non fanno parte di quell'area di normalità anche molto complessa, complicata, della nostra epoca, difficile da contenere e da gestire. E qui vi è anche il ritorno sulla scena nazionale più forte di San Patrignano e anche una maggiore accettazione da parte di questo modello, che è un modello politico-culturale, e l'acquiescenza, l'alleanza con diverse realtà, anche di operatori pubblici del terzo settore, certo di aree più moderate, ma che in passato tendevano a distinguersi da quel modello. E qui appunto, lo dicevo, si riproducono alcuni dispositivi di stigmatizzazione, pensiamo a quanto questi dispositivi hanno funzionato anche all'interno del Covid, le persone contagiate, tutti i pericoli che si sono stati diffusi, il modello proprio stigmatizzato dell'ammalato, no? Non come una persona da curare, se volete, in fronte del quale avere anche una solidarietà per il momento di sofferenza che sta vivendo, ma una persona da stigmatizzare, da allontanare, qui avere paura, cioè tutti i e quindi ha una nuova alleanza del modello patologico e dispositivi di stigmatizzazione come dispositivi più generali. E noi, questi dispositivi, io credo che influenzano significativamente gli orientamenti e le pratiche politiche istituzionali. Come sì. Siamo, perdonami, ma tu mi hai detto, devi avvisarti, ti sto avvisando. Sì. Ora, direi che in questo momento di emergenza emergono una serie di contraddizioni nel quadro politico, contraddizioni che emergevano prima in modo molto più forte. E credo che l'uscita dall'emergenza non possa essere una semplice uscita dall'emergenza, ma debba contenere già dei cambiamenti. E per quanto ci riguarda, deve prevedere già dei cambiamenti all'interno delle politiche sulle droghe. Ora, ci sono una serie di questioni in cui dobbiamo confrontarci. La questione delle carceri, pensiamo a tutto quello che è accaduto in questo periodo, la frammentazione del mondo della riduzione del danno, e che è stato particolarmente, che è emerso in un modo particolarmente critico in questa fase. E quindi qui, secondo me, questo ci pone il problema di porci, di riformulare queste domande sui due linguaggi, sui scenari, per una ripresa del discorso in questo momento del delle nostre pratiche politiche. Dobbiamo anche cercare di capire che cosa non ha funzionato nel nostro modo di fare politica, nel nostro modo di interagire con il mondo della politica. E direi
vorrei porre alcune questioni. Diciamo che alcune questioni che avevo posto. Alcune iniziative di approfondimento che noi dovremmo fare. Due questioni che ha a che fare con le nostre reti. Ricordavo la conferenza autoconvocata, e vorrei ricordare anche tutto il movimento che abbiamo costruito intorno all'attuazione dei LEA RTT, no? Quello pure è stato un'introduzione della riduzione del danno. LEA è stato una, come dire, un movimento silenzioso di introduzione di questo, dell'area della riduzione del danno, di cui nessuno si è accorto, e non è un caso che nemmeno il ministro della Sanità, che dovrebbe essere un'area di sinistra, né nessun presidente di regione di un'area che in genere ha gestito la riduzione del danno, si è mai impegnato in questo senso. Questo la dice lunga su qual è la dimensione attuale politico-culturale. Però vorrei parlare anche di noi. Le nostre reti hanno prodotto due documenti importanti che sono stati il frutto di discussioni, di interazioni tra di noi, di conflitti anche. Uno legato alla riduzione del danno, nel quale per la prima volta, dopo un lungo tempo, noi abbiamo raggiunto un punto di vista comune. In particolare, per la prima volta ci siamo detti che la riduzione del danno è base di un modello di governo del fenomeno e di autogoverno da parte dei consumatori, che non è una cosa da poco. E in secondo luogo, un documento base della conferenza autoconvocata che rappresentava, come dire, un incontro politico più generale. A me pare che anche noi tendiamo a valorizzare poco questi momenti nei quali le reti trovano dei punti di convergenza anche nelle differenze, e tendiamo a accentuare le differenze piuttosto che queste convergenze che invece creano una forza. Credo che è un problema con cui dovremmo confrontarci. E allora, noi sicuramente, lo dicevo prima, dobbiamo riproporre l'area delle leggi, ma credo che in questo momento sia necessario, perché queste le leggi possano diventare parte di un posto, come per spianare, se volete, la strada sul piano politico-culturale delle leggi, pensare di poter lanciare delle iniziative che non dico nemmeno a supporto, che hanno la funzione proprio di porre una serie di questioni che le leggi dovrebbero poi ridefinire e riorganizzare. E quindi io vi propongo, diciamo, due tipi di iniziative rispetto alla questione delle leggi. Uno, quello di costruire insieme un circuito nazionale per le misure alternative che vada oltre il modello terapeutico e che vada verso, diciamo, una serie di misure sociali che può riguardare la formazione lavoro, i tirocini e altre realtà, lavori socialmente utili, che dovrebbe, che prevede un coinvolgimento dei grandi circuiti come il coordinamento nazionale dell'accoglienza, la Lega Coop Sociale, con cui ha avuto un confronto, diciamo, interno, ma le organizzazioni dei magistrati, degli avvocati, eccetera, organizzazioni come Antigone, Società della Ragione, per provare a costruire un modello sociale, cioè un'offerta sociale che provi a cortocircuitare il rapporto tra consumatori, pena e entrata in carcere, e che ponga la questione a tutti gli organismi come il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale Ordinario, si tratta di lavorare su tutto il versante, la via, eccetera. Secondo punto, dovresti andare verso la conclusione velocemente, per favore. Sì, vado velocemente. Mi enumero soltanto. Però questa è la parte, diciamo, propositiva importante di cui dobbiamo confrontare. Assolutamente d'accordo. Non considerare l'attuazione dell'RTT solo come un dato istituzionale che noi chiediamo, ma lo dobbiamo considerare come un processo che abbia una contraddizione del sistema dei servizi ancora oggi fondato sul modello patologico e morale. E quindi noi dobbiamo pensare a una nuova iniziativa. Abbiamo proposto una lettera al ministro per la sanità per una richiesta di incontro con le nostre reti, ma per esempio possiamo ipotizzare anche delle iniziative davanti al Parlamento che coinvolgono giornalisti, mondo dei media in generale e dei parlamentari disponibili. Vorrei ancora proporre un altro paio di ipotesi. Ricordare che naturalmente noi, nel riproporre una conferenza autoconvocata che potrebbe essere spostata a gennaio del 2021, quindi al di fuori di tutti i rischi di contagio, di ripresa, eccetera, eccetera,
Penso che, per esempio, noi potremmo pensare a novembre di riproporre il seminario sui media di cui abbiamo parlato, e cioè mettere insieme le nostre reti con rappresentanti del mondo dei media per porre la questione delle rappresentazioni sociali che nell'area dei media circolano ancora oggi e che sono un'area di forte influenza dell'opinione pubblica, io direi anche dell'area politica, per provare a capire se è possibile definire un codice etico comune sul modo di portare informazioni, fare informazioni. Cioè, noi dobbiamo provare ad andare oltre le nostre aree, le nostre reti, e coinvolgere altri mondi, come il mondo dell'intellettuale, il mondo della cultura. E penso, alla fine, che è importante anche capire, provare a riproporre, riattivare il confronto con i parlamentari, quindi una parte del mondo della politica, con i quali stentiamo ad avere una discussione. Anche oggi abbiamo provato con abitanti parlamentari, forse ne avremo uno soltanto. È una questione, diciamo, con cui dobbiamo confrontarci, dobbiamo capire quanto attraverso le diverse iniziative noi riusciamo a sollecitare questo mondo. Bene, io ho finito, insomma, sono, perfetto, come al solito, sono un po' grazie, più lungo, diciamo, dei termini che ci siamo dati, e spero che queste sollecitazioni possano essere utili per la discussione successiva. Come no, grazie mille Stefano. Adesso io inviterei a intervenire un altro Stefano Anastasia, al quale lo vedo ancora, forse si è appena allontanato. Ci sono. Scusami, ti avevo perso. Ci sono. A quale chiederei, se possibile, di stare dentro i 10 minuti. Capisco che è una richiesta, però no, non vuole io offensiva che abbiamo dei tempi anche di meno, io non grazie, non ho chiesto di parlare, ma credo di essere stato iscritto, diciamo così, in qualità di vecchia gloria, diciamo così, quindi diciamo posso poco più che, diciamo così, fare la testimonianza di una vecchia gloria. E quindi io vorrei, diciamo, stare sul punto del venticinquennale e sul problema del rapporto tra Forum Droghe, più in generale, diciamo sì, queste battaglie, questi temi, e la politica. Allora, noi dobbiamo avere uno sguardo un po' più lungo del venticinquennale, nel senso che non dobbiamo dimenticare che Forum Droghe nasce per quel che c'è stato prima. Cioè nasce per la battaglia che è durata, credo, se non ricordo male, un paio d'anni contro la legge Iervolino-Vassalli, e nasce dopo il referendum del 93 sulla punibilità dei consumatori di sostanze stupefacenti. Quindi Forum Droghe, e quindi tutto anche il suo lavoro e anche come dire, la rilevanza del lavoro che è stato fatto, per esempio, nei primi, direi, 5 anni di vita, e cioè gli anni in cui ci sono state le ultime 2 conferenze nazionali, o almeno le ultime 2 conferenze nazionali significative, quella di Napoli e quella di Genova. Nasce dentro questo contesto, cioè un contesto di una mobilitazione forte di quella che poi dopo abbiamo imparato a chiamare società civile, e in un contesto di un conflitto politico rilevante su queste questioni. Quindi io credo che questo noi non lo dobbiamo dimenticare se vogliamo ragionare di come si ricostruisce, o come Forum Droghe, diciamo, può avere un rilievo nel rapporto con la politica. E non dobbiamo dimenticare neanche il fatto che obiettivamente con il nuovo secolo, per stare, diciamo, sì, ai termini, diciamo, che ha usato Stefano prima di me, il nuovo secolo inizia con un cambio di egemonia. Noi fin negli anni 90 abbiamo combattuto a partire
appunto dalla contestazione della legge Iervolino-Vassalli, abbiamo combattuto sulla punibilità dei consumatori di sostanze stupefacenti, vincendo per il rotto della cuffia il referendum del 93. Abbiamo combattuto nella ricerca anche di, chiamiamola così, una via italiana alla riduzione del danno, in cui ovviamente era molto rilevante il discorso legislativo e l'attenzione alla dimensione penalistica, perché venivamo da quella storia. Rispetto ad altri contesti, altre situazioni, altre concezioni della riduzione del danno, molto importante ovviamente da noi è sempre stato il tema della riduzione del danno penale. Perché venivamo di là. Il modo con cui invece si apre il nuovo secolo è invece il tempo di un rovesciamento di egemonia, con il governo Berlusconi e l'iniziativa legislativa Fini-Bossi, che poi arriva, diciamo, sia a conclusione con appunto la legge. La legge del 2006, ma arriva a conclusione, diciamo, si è, sin da subito che si afferma quel cambio di egemonia, e diciamo sì, in quel passaggio che dura fino ad oggi, perché poi non c'è mai stato un vero cambio, un vero mutamento di orientamenti profondi nell'elettorato, nell'opinione pubblica o quello che sia, quello che siamo riusciti a fare a livello normativo e legislativo, ricordiamoci, sono state alcune minute operazioni di sistemazione e poi abbiamo vinto un giudizio alla Corte Costituzionale, no? Mica in Parlamento, diciamo, no? Lì le porte sono state chiuse. Quindi da una parte abbiamo avuto un rovesciamento di egemonia con i temi, le modalità, le parole d'ordine di una destra illiberale che si affermava, e diciamo sull'altro versante una sinistra che, prima che tradire campagne o parole d'ordine o quello che sia, eccetera, 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 si è progressivamente, continuamente sradicata. A me la cosa che più mi fa impressione è questo, non è, diciamo, il fatto che ci sia la parte democratica del sistema politico non condivida le nostre battaglie, le nostre opinioni o segua le altre, ma che ci arriva con un'assoluta inconsapevolezza. Io non so, Franco che qui ricorderà forse un incontro che avemmo nella scorsa legislatura con due senatrici del Partito Democratico perché si prendesse qualche iniziativa legislativa su questo tema, e dovemmo partire dall'ABC, diciamo, sì. Cioè, sembrava quasi che dovessimo spiegare che, diciamo, sì, le sostanze stupefacenti sono una pluralità, non esiste solo la droga, diciamo. Ecco, eravamo più o meno lì, quello era il livello di consapevolezza e di conoscenza. Allora, io credo che questo sia il punto, diciamo, più rilevante. Ora, al di là delle iniziative, delle campagne su cui altri diranno, perché sanno più di me, sono più aggiornati di me, sono più sul pezzo, diciamo, sì, di quanto non sia io. Il problema è come si ricostruisce un rapporto con chi a tutti i livelli ha responsabilità politica. Dico a tutti i livelli, perché non dobbiamo guardare ovviamente solo ed esclusivamente al governo e al Parlamento, dobbiamo guardare agli enti locali, alle regioni, a tutti quelli che possono in qualche modo, diciamo, avere un ruolo su questo. Lo dobbiamo fare, secondo me, senza sfuggendo, essendo consapevoli anche di rischi che sono nostri, cioè il rischio della indifferenza. Cioè, siamo bravissimi operatori e chi se ne frega di quel che fa la politica, che è un rischio sempre presente, c'è tra tanti di noi. E il rischio del mercato, cioè la politica, il rapporto con la politica si fa nella conquista delle commesse, delle attività, di quel che si riesce a fare per mantenere la propria ditta. Questo è un rischio che c'è, dobbiamo esserne consapevoli, diciamo così, no? E il rischio di essere, di metterci semplicemente da un punto di vista giudicante, cioè
cioè che guarda la politica e dice che fa schifo, cosa che ovviamente è un giudizio che chiunque di noi può esprimere rispetto a questo, al ceto politico che conosciamo, alle proposte politiche che fa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io credo che per le battaglie e le idee che noi abbiamo, invece un rapporto va ricostruito, e quindi il giudizio, per quanto lo possiamo aver maturato, diciamo, sì, dobbiamo lavorare perché possa cambiare, cioè perché si possa costruire un rapporto con questi interlocutori, sapendo che si parte da zero, perché non ci sono più, quello diceva Stefano, non ci sono più i partiti che avevano un'organizzazione, delle sedi di discussione interne, delle sedi di elaborazione, eccetera, eccetera. Ci sono delle persone che hanno degli incarichi pubblici senza neanche più, e quella è la difficoltà specifica, la struttura, diciamo, come vi devo dire, notabilare tradizionale del primo Novecento italiano e dell'inizio della Seconda Repubblica, no? Quella fatta dei collegi, delle persone che erano espressione di qualche cosa, diciamo, di un radicamento territoriale, poi senza neanche più quello, quindi è obiettivamente difficile, diciamo così, costruire questa relazione. E però, appunto, io credo che questo sia il tentativo che noi dobbiamo fare, perché, appunto, se no il rischio è che ci limitiamo a essere dei bravi operatori, se siamo dei bravi operatori, dei bravi commentatori, se siamo dei bravi commentatori, o portare avanti la baracca della nostra struttura che fa pregevole attività sul territorio. Tutto questo però sfugge appunto al nodo politico, che poi è il nodo da cui è nata l'esperienza di Forum Droghe, come un tentativo di mettere insieme persone, esperienze per influenzare la decisione politica a tutti i livelli. E questa è la cosa che ci manca di più, e io credo che su questo dobbiamo fare uno sforzo nostro anche di, come dire, di riflessione, e anche di, come dire, riflessione autocritica sui limiti della nostra modalità di relazione con la politica. Non per giustificare la politica, ma per poter chiamare effettivamente fino in fondo a rispondere delle scelte e delle decisioni che fa. Spero di essere stato nei minuti assegnati e mi azzitto. Perfetto, grazie mille Stefano. Ha aperto dei temi interessanti anche questi, e chiederei se grazie a Zuffa se potesse intervenire. Grazie. Allora, io tanto vi ringrazio, e io vi propongo un taglio molto limitato per ragioni di tempo, ma direi non solo, cioè vi propongo un approfondimento storico molto centrato sulle caratteristiche di Forum Droghe fin dall'origine, e caratteristiche originalità, sperando che possa essere utile per sviluppare poi la riflessione introdotta da Stefano, dai due Stefano in sostanza. Allora, intanto io, permettendomi di correggere un attimo il Hassan, la data precisa della fondazione dell'associazione in realtà è il 13 maggio, e io qui sotto, perché in questi giorni sto rimettendo a posto praticamente l'archivio, per ragioni personali, l'archivio di Forum Droghe. Quindi l'associazione nasce per iniziativa del Forum per le politiche di riduzione del danno in tema di droghe, che aveva operato per circa un anno. Forum che era stato messo in piedi da Stefano Anastasia e dalla sottoscritta. Questo lo dico perché questo fa capire, diciamo, che fino dall'inizio l'idea di riduzione del danno che portava avanti il precedente forum, ma che poi a maggior ragione porta avanti l'associazione, è quella di un approccio di politiche pubbliche e non solo un indirizzo di strategie sanitarie e di servizi sanitari.
questo punto e quindi ed è diciamo in forza di questa dell'idea della riduzione del danno come approccio che il buona parte dell'attività iniziale dell'associazione del forum si svolge intorno a come dire, portare a compimento la depenalizzazione, perché non c'è dubbio che l'ha già detto Stefano, ma insomma la spinta politica dell'associazione è sulla scia del referendum vinto, che è stata storicamente una grande cosa. Questo però è un primo punto che già allora, ora penso forse meno, però allora inizialmente era assai controverso, perché per come dire le differenze anche che c'erano in quel momento nel movimento, perché a un certo punto c'era stato un movimento anche abbastanza largo che si era opposto alla Iervolino Vassalli, però ricordiamo che era un movimento che non era indifferente al modello morale, diciamo, nel campo delle droghe, cioè in particolare non era indifferente al valore simbolico del penale, e quindi era abbastanza attaccato, o almeno era abbastanza incerto, sulla proibizione come segnale di disapprovazione sociale. E quindi una parte, diciamo, anche dei soggetti con cui poi abbiamo collaborato, abbiamo fatto delle iniziative, eccetera, però tendeva a in qualche modo a scindere, cioè da una parte il movimento per portare a termine la depenalizzazione, eccetera, dall'altra, come dire, un'azione per far andare avanti la riduzione del danno nel campo delle politiche sociosanitarie, come se diciamo questo diciamo gli avanzamenti in questo campo non risentissero di quello che era il contesto più largo sociale e penale delle droghe. Ora devo dire che su questo noi dobbiamo tenere presente che non c'era solo l'elemento a cui dicevo prima, c'era il fatto che, e questo io dovete tenerlo presente perché secondo me è un punto che è venuto fuori molto forte anche ora, per esempio nell'emergenza Covid, cioè l'idea di fondo della riforma sanitaria, cioè quella della salute come benessere biopsico-sociale, e che quindi ha come conseguenza quello che l'OMS in tutte le salse ha sempre continuato a dire, cioè che i servizi sanitari sono solo una piccola parte del problema salute e che il problema salute si gioca sull'insieme delle politiche pubbliche, non tanto sui servizi, anche sui servizi, ma insomma i servizi sono una parte, qualche volta. Questa questione qui cominciava già a, come dire, a essere meno forte che non negli anni in cui appunto vari soggetti facevano la battaglia per la riforma sanitaria. Cioè c'era anche questo punto in qualche modo. Credo che se fino dall'inizio noi abbiamo tenuto questo punto, credo che proprio che sia di originalità rispetto alla concezione della riduzione del danno, è per i rapporti a livello internazionale. Cioè le due cose sono molto intrecciate. Noi abbiamo avuto per molti anni l'apporto di Giancarlo Arnao. Giancarlo Arnao aveva questo legame. Non lo faceva, secondo me, forse non lo giocava fino in fondo quanto avrebbe dovuto, ma comunque ce l'aveva. Poi c'è stato il rapporto con Peter Cohen, cioè con una serie di persone che hanno avuto, e in primis Peter, che hanno avuto il grande pregio di essere degli scienziati con una solida preparazione, diciamo, nel loro campo, in particolare nel campo psicosociale, e dei
straordinari e generosi attivisti politici. E generare questo dobbiamo riconoscere. Ecco, la seconda diciamo punto che secondo me, appunto, sfogliando tutte le scartoffie come sto sfogliando in questi giorni, viene fuori, è la chiarezza sui modelli di interpretazione del consumo e sui modelli teorici di riferimento nelle pratiche e nelle politiche. Anche qui ci ha dato forza rimanere attaccati o comunque tenere presente il dibattito internazionale e quindi di, come dire, tenere presente un punto che allora, per esempio, nel contesto italiano non si riusciva a capire bene fino in fondo, e cioè che il confronto non si poteva giocare tra superamento del modello morale per aderire al modello malattia, ma che invece c'era un altro, diciamo, un altro orizzonte, che poi era l'orizzonte dell'apprendimento sociale, Zimberg l'ha già detto Stefano, che permetteva di andare oltre a questi due modelli, che avevano più punti straordinariamente, cosa che allora non era per niente chiara, avevano più punti di convergenza quasi che non punti di divergenza. E quindi da qui poi tutto il filone della ricerca, eccetera. Quindi per finire, io credo che questi due caratteristiche hanno permesso di tenere in piedi quello che secondo me anche nelle mutate condizioni è ancora un diciamo un patrimonio, e cioè un approccio critico, alla questione delle droghe. Perché tenere insieme riforma penale, politiche sociali e sanitarie vuol dire in qualche modo avere una capacità di critico, diciamo proprio nel senso originario, di discernimento di tutto ciò che si muove intorno alla questione delle droghe e di tutto ciò che la questione delle droghe mette in movimento. Pensiamo poi al rapporto droghe e carcere. Chiudo solo con una annotazione su quello che diceva Stefano sul finale, cioè il rapporto con i policy maker, in sostanza. Io credo che questo rapporto è sempre stato difficile, altri forse questo diranno meglio di me. Forse dovremmo riflettere per andare avanti su quello che sta succedendo nell'ambito dell'emergenza sanitaria, cioè come viene rappresentato il rapporto fra scienza e politica per l'emergenza sanitaria, che è come dire, un rapporto assolutamente falsato, in qualche modo, dove la politica utilizza diciamo quello che dice la scienza e soprattutto diciamo quello che non, come dire, non si rende conto di quelli che sono diciamo i problemi anche che ha la scienza, che ha in generale, che non è mai, diciamo, un sapere consolidato, se no non ci sarebbe la ricerca, ma in qualche modo in particolare rispetto al Covid. Quindi l'utilizza come scarico di responsabilità in qualche modo, no? Rispetto alle decisioni che invece sono assolutamente politiche. Allora, io credo che su questo potremmo anche aprire questo ambito di riflessione e inserirci anche con la nostra esperienza dentro questo. Lo so che è, come dire, fare un passo indietro, no? Rispetto anche all'urgenza di avere invece un rapporto, però delle volte fare un passo indietro, diciamo, in un contesto più generale ci permette poi di fare, di prendere la rincorsa, un passo indietro per prendere la rincorsa. Ecco, vi ringrazio, ho finito. Grazie anche per la
precisazione, avevo fatto riferimento alla data di costituzione presso il notaio. Mi sembra molto interessante che questo ultimo contributo, che si riallaccia un po' anche a quello che diceva Stefano e sul quale secondo me un po' di dibattito anche rispetto a quelle che sono le pratiche, quante le pratiche servono poi anche per dare degli esempi e far capire chi, quando dobbiamo parlare, appunto, ripartire dall'ABC. Darei la parola, non vedo Cecilia D'Elia, e chiederei a Mauro Palma come quarto intervento dei soci fondatori, terzo intervento dei soci fondatori. Mauro non c'è, nemmeno lui in questo momento, quindi purtroppo tocca a Franco, che a cui volevamo lasciare un po' conclusioni sui primi cinque interventi. Franco Corleone, grazie. Non ti sentiamo. Se mi avete chiamato. Ah, ecco, sei arrivato, Mauro. Sì, se sei disponibile, sarebbe il turno tuo. Esatto, perché così poi lascio a Franco la parte di conclusioni. Io volevo semplicemente, sulla scia poi di quello che avevo sentito precedentemente, anche delle osservazioni di Grazia, che purtroppo ho sentito a metà, perché stamattina c'è una situazione di forte confusione in un istituto penitenziario per cui mi chiamavano, volevo dare alcuni spunti di riflessione su come potremmo noi costruire come Forum Droghe un nuovo passo per noi stessi, a partire da un fatto. Mentre sentivo richiamare l'impostazione di riduzione del danno, a me veniva in mente che noi attualmente questo parametro di riduzione del danno probabilmente lo stiamo applicando nel nostro rapporto con la politica. Molto spesso la differenza tra il 95 e l'oggi è che se il 95 e poi il 96 in particolare, quando si cambiò anche il tipo di governo, e un rapporto che potevamo avere era un rapporto di proposizione, adesso il nostro rapporto purtroppo si limita, ma non per incapacità soggettiva, ma per il dato politico oggettivo, si limita a volte a ridurre il danno che le decisioni politiche attuali stanno comportando. Molto spesso mi rendo conto, per esempio, in ambito penale, che è forte la nostra la necessità che a noi si pone di ridurre i danni che determinati provvedimenti possono avere. Quindi questo dovremmo riflettere sul fatto che in un certo senso siamo in una fase, chiamiamola difensiva, di riduzione del danno che l'intervento politico parlamentare determina attualmente in più ambiti. La seconda cosa che volevo dire è che, oltre a essere cambiato questo rapporto politico, è cambiato il rapporto con la comunicazione e con la comunicazione politica, nel senso che il frantumarsi dei soggetti collettivi a cui faceva riferimento Stefano, soggetti politici collettivi, avrebbe potuto determinare anche una maggiore facilità di rapporto con singoli parlamentari. In un'idea frantumata, per esempio, poteva essere che a questa nostra assemblea di oggi dei singoli parlamentari partecipassero. Invece, dietro l'apparente frantumazione c'è un ricompattamento poi collettivo che non permette quasi ai singoli di essere liberi di agire. Cioè, il paradosso che io vedo è che in una realtà con soggetti collettivi più forti e con interlocuzione collettiva era più semplice trovare singoli con un pensiero più libero rispetto a quello del collettivo a cui appartenevano. Oggi, dietro l'apparente individualità, c'è invece un maggiore più monolitici nel rapportarsi a queste realtà. Il terzo punto su cui riflettevo è che
se è vero che il penale era l'oggetto e continua a essere l'oggetto della nostra attenzione prioritaria, oggi deve continuare a esserlo, ma forse lo sposterei su una categoria un po' strana, sulle vite, perché oggi le vite soggettive vengono distrutte per via amministrativa molto spesso, non solo per via penale. Quello che appare come riduzione del penale è ampliamento dell'ingerenza anche amministrativa sulla vita dei singoli. Quindi uno spostamento che noi dovremmo, secondo me, riuscire a realizzare per andare avanti è quello verso le varie forme con cui si esercita oggi il rapporto di controllo. Il rapporto di controllo che a volte diminuisce pure sul piano penale, gli ingressi in carcere sono minori di anni fa, però questo comporta da un lato, una volta che ci sono ingressi è molto più difficile uscire, da un altro lato che il controllo amministrativo sulle vite dei singoli comporta che ricorrentemente poi le persone rientrano in carcere. Il quarto punto e ultimo di riflessione che volevo porre è quello del diffondersi, quello culturale. Quindi il primo era quello legislativo. Noi sul piano legislativo ci stiamo limitando a ridurre i danni del legislatore. Il secondo, quello sui politico tra singoli e soggetti collettivi. Il terzo, quello tra penale e amministrativo. Il quarto, secondo me, sulla proibizione. Oggi siamo in un clima in cui il concetto di proibizione è preso ancor più che nel passato come valore. Guardate che tutti i decreti, io non entro adesso nella polemica Covid e i vari decreti, ma tutto questo fatto di aver fatto passare come locuzione, come modo di dire è consentito, l'è consentito, che indica che tutto il resto è proibito, è un elemento culturale, secondo me, a livello sociale distruttivo. Noi siamo ci stiamo abituando ad una società dove talune cose sono consentite, non ci stiamo abituando ad una, come dire, relazione sociale dove tutto è consentito e talune cose sono proibite, ma invece a una società dove tutto è proibito e talune cose sono consentite. Ho un po' estremizzato, ma l'esperienza di molti di noi che ci conosciamo da una vita sappiamo anche che sul piano culturale e poi anche su quello legislativo, da fatti gravi e da emergenze gravi non si è mai usciti in Italia con un elemento, come dire, di avanzamento e positivo. Quei modelli che si sono affermati in un momento, chiamiamolo così, emergenziale, poi si sono estesi a diventare la normalità vissuta una volta che quell'emergenza specifica era superata, e sono stati sempre lì pronti a essere riadattati come modelli culturali a situazioni anche di tipo diverso. Quindi questi quattro rapporti, secondo me, sono rapporti su cui dovremmo riflettere, perché potrebbero essere il vero, come dire, tessuto entro cui si costruiscono come normalità le relazioni una volta uscite dall'emergenza. Ecco perché io, soprattutto sul quarto, che è quello del modello culturale che si sta affermando, forse vorrei che nei contesti che partono da ambiti tematici come può essere il nostro, ma che rappresentano il germe positivo di una riflessione reticolare, si riflettesse anche di più che di quanto non abbiamo fatto finora. Ecco, mi fermo qui, erano soltanto quattro spunti che volevo dare. Grazie, grazie Mauro, grazie mille. Se Cecilia è disponibile per come social. Ci sono. Grazie. Sì, grazie. Io, come ho spiegato a Stano, una mattinata infestata da emergenze, però ci tenevo, ho cercato di seguire quanto più possibile. E ci tenevo comunque a dare un saluto, perché tanto per un fatto anche di affetto, perché per me l'esperienza del forum e di fuori luogo ha significato tanto nella,
anche nella mia formazione personale. E credo che è stato, però se penso al momento fondativo, è stato davvero un esperimento inedito. Tra l'altro animato da persone con una grandissima competenza, penso a Arnao, penso a Bordoni, penso insomma persone che non ci sono più e che sono state fondamentali per il Forum Droghe. E inedito perché ha messo insieme, a fronte di un, come dire, anche di un mandato che veniva da un consenso, cioè dal referendum sulla depenalizzazione, ha messo insieme operatori, consumatori, esperti, scienziati e consumatori, dico anche studenti, no? Noi abbiamo fatto la manifestazione a Torino, cioè è stato un luogo di grande scambio e tra figure diverse. In questo io credo è stato un luogo davvero di deideologizzazione del dibattito sul consumo delle sostanze e sulle droghe e di grande sprovincializzazione, lo diceva forse proprio Hassan all'inizio o Stefano, perché forum e fuori luogo sono stati anche dei luoghi di traduzione di testi, saggi e di relazioni con esperti di altre nazioni, anche di altri modelli, non solo di politiche penali, ma di welfare, cioè l'idea di salute pubblica. Io credo che proprio l'altra cosa che io mi porterò dietro sempre da questa esperienza e che credo sia oggi molto molto attuale è la capacità di guardare ai cittadini e ai consumatori come esperti di una cosa che vivono, no? Che poi è dentro tutta la politica delle riduzioni di danno, e alle politiche sociali non come politiche, mai come politiche di controllo, ma sempre come politiche di sostegno all'autodeterminazione e al fatto che le politiche sociali hanno bisogno di più soggetti che interagiscono attorno al bene e salute. Ecco, io credo che questo sia una cosa che è esplosa anche in questi giorni su medicina di territorio, prevenzione, come si fa. Cioè io credo che questa è un'altra cosa molto importante. E questa cosa è stata possibile grazie a una pratica politica che ha messo più soggettività attorno a un tavolo, che è stata la forza ed è la forza del discorso che Forum Droghe e Fuori Luogo fanno sulle politiche, sulle droghe e le tossicodipendenze. Quindi buon compleanno, diciamo. Grazie Cecilia, grazie mille. Passare la parola a Franco Corleone chiedendogli di stare, se possibile, anche lui nei 10-12 minuti. Proviamo? Eccomi. Eccolo, perfetto, grazie. Ma un saluto a tutte e a tutti. Mi pare che si è evitato la tristezza della commemorazione, che è sempre un rischio in questi casi di celebrazioni, in questo caso di 25 anni di un'associazione che nel nome appariva monotematica, ma in realtà per le persone che la componevano e per la unità d'azione con altre associazioni, ricordo in primo luogo Antigone, ma la Lila, per anni si è trovato un modo di presenza sulla scena politica e culturale assai, assai ricco. Credo che riguardare la collezione del mensile Fuori Luogo è veramente straordinaria.
io penso che dovremmo lanciare qualche l'idea a qualche nostro amico che lavora all'università di fare qualche tesi sulla storia di quel mensile, perché c'è uno sguardo così ricco non sulla questione droghe, ma su tutto quello che a partire da un immaginario che è stato costruito in realtà dagli avversari, da quelli che hanno demonizzato la sostanza, noi abbiamo invece risposto con quello che è stato ben descritto in tutti gli interventi. Cosa dire? Che noi rischiamo di essere, di fare sempre quella operazione di lodare il tempo antico. Io penso che ricordando il tempo precedente anche a Forum Droghe, devo dire che non è mai stato facile il rapporto anche con la sinistra sulla questione di una politica delle droghe che non avesse un fondamento morale. Basterebbe ricordare i comportamenti di quella che veniva chiamata la sinistra rivoluzionaria o altro, con cui fu difficile il rapporto su questo tema, ma proprio sulla base di una concezione moralistica e anche con le forze politiche per molti anni fu difficile questo rapporto. E poi forse questo è stato un ruolo importante di Forum Droghe: si è riusciti a trovare una comunicazione diversa. Forse da una parte aiutò l'abbandono del Partito Socialista della posizione libertaria su questo tema, per forse strumentalmente fare acquisire però altre dimensioni, altre capacità di interlocuzioni. Però diciamo che non è stato mai un rapporto facile, mi pare che lo ricordasse Grazia prima, che l'idea che si possa giocare la questione della libertà, dell'autodeterminazione, della responsabilità sul consumo delle sostanze stupefacenti è estremamente minoritaria, e quindi abbiamo dovuto combattere, convincere. Io penso che sia stata una stagione comunque straordinaria e un miracolo. Credo che se noi guardassimo i bilanci dell'associazione Forum Droghe nel corso degli anni, vedremmo che con bilanci estremamente esigui, credo che per molti anni i bilanci sono stati pari al costo di un comizio di uno dei partiti maggiori quando esistevano, e nonostante questa risorse limitate si sono fatte cose straordinarie. Il rapporto con la politica, che veniva richiamato anche da Stefano Anastasia, diciamo che quello che era in Parlamento, certo, avevamo anche una presenza diversa, perché avevamo, potremmo ricordare, insomma, il ruolo di persone come Luigi Saraceni e altri, e
quindi eravamo presenti direttamente in Parlamento. Insomma, la proposta che io presentai di legalizzazione arrivò a 120 firme, 130, quindi avevamo trovato un modo di essere credibili, però devo dire che la cosa più importante in quegli anni, per molti anni, è stata la capacità di avere un rapporto con le amministrazioni comunali e regionali. Se noi facessimo l'elenco dei convegni organizzati in molte città italiane, dall'Emilia Romagna a Mestre, e in moltissime realtà, a Milano, a Torino, in Genova, non abbiamo ricordato ancora Don Gallo, ma insomma noi abbiamo avuto una stagione felice, perché se poi quando dicevo di riguardare il giornale, noi troveremmo una presenza fondamentale di Alessandro Margara, che magari poi il maestro richiamerà in modo particolare. Ecco, abbiamo avuto una stagione di intelligenze e di rapporti di traduzione in convegni, seminari, in un numero infinito che andrebbero almeno catalogati per ricordare, in modo da poter dire a persone che hanno oggi 25 anni cosa si consegna e che stile di lavoro, cioè quello di mettere assieme capacità di approfondimento e anche però di mobilitazione. E poi questa dimensione della ricerca, ma facemmo anche le ricerche sulla stampa, con Piero Ignazzi, i convegni con la partecipazione di studiosi, da Nadelmann a Greenspun, a Skegar, a Axel Klein, è un elenco infinito, i rapporti con TNI, IDPC, insomma è un patrimonio forte che però per avere un senso e ricordarlo e non solo per celebrarlo, noi dovremmo oggi in questa assemblea dire: ma tutto questo serve oggi? Come può essere utilizzato? E quali sono le iniziative oggi per ripartire da un tema che per noi è declinato contro la proibizione e, come ha detto efficacemente Mauro Palma, in un momento in cui il richiamo alle regole è una, in realtà, un modello di acquiescenza al potere che decide che cosa è bene e che cosa è male e come ti devi comportare e a quanti metri devi stare e via così. E quindi per un movimento che è contro la proibizione, questo dovrebbe essere un momento straordinario per porre sul tappeto come imporre un'agenda diversa, che invece sia fondata sul criterio della responsabilità, e quindi anche la salute che non sia
salutismo di divieto, ma ecco questo sul fatto delle vite e dei limiti amministrativi anche pre-Covid. Io ricordo che Arnao era appassionato alla questione della dimensione amministrativa e noi lo vediamo che senza scandalo nei libri bianchi appare che in questi 20-30 anni ci sono state 1.300.000 segnalazioni ai prefetti e 1.000.000 per uno spinello. Ma non suscita, guardate che 25 anni è il tempo di una generazione, almeno una volta era così. E in questo tempo c'è stata una persecuzione di massa di tale dimensione senza che abbia suscitato particolare scandalo. Guardate, è incredibile questo numero, ma quello su cui Arnao si accentrava era anche la questione del ritiro delle patenti, e oggi noi, se avessimo la forza, la capacità, dovremmo forse lanciare il problema della difficoltà burocratica di riavere la patente a chi viene tolta, perché è un percorso a ostacoli di esame di urine continue, ripetute, ossessive. Ecco, questo mi pare che è una traduzione pratica sul tema specifico di quello che a cui accennava Mauro, mi pare. Ecco, le questioni sono sempre, chiudo, insomma, le questioni sono sempre queste. Noi abbiamo avuto una straordinaria capacità di resistere e opporci alle derive di repressione. Abbiamo proposto leggi, iniziative. Dobbiamo dire che se non ci fosse stata la nostra iniziativa che ha portato alla decisione della Corte Costituzionale, avremmo ancora la Fini-Giovanardi. Questo dobbiamo essere espliciti e chiari. E noi oggi dobbiamo trovare non solo la chiave per trovare uno sbocco alle proposte legislative di mutamento, ma forse dobbiamo anche rompere quei meccanismi di potere che sulle droghe si sono creati. Non c'è più, insomma, io non lo so, non c'è più Serpelloni al Dipartimento Antidroga, ma non so bene che cosa faccia, questo è un punto, come sapete, che io pongo da un po' di tempo, che non si può accettare una costruzione così arcaica, insomma, come un dipartimento antidroga che probabilmente butta soldi ancora senza nessun controllo. E quindi il nostro, facendo questo bilancio di 25 anni, forse deve essere approfondito anche assieme magari al bilancio delle associazioni con cui si è lavorato per tanti anni, perché siccome c'è stata questa consuetudine, forse il bilancio deve essere, non è solo per Forum Droghe, le droghe, ma è anche per la giustizia, perché se noi parlassimo oggi della questione della giustizia, credo che non faremmo discorsi molto diversi rispetto a come è cambiato la capacità di affrontare la crisi che investe, insomma, questo terreno.
Quindi io penso che fare questo bilancio, ma anche per capire come rilanciare con un tentativo di riprendere egemonia al di fuori della falsificazione continua della cronaca giornalistica e decidere battaglie che siano comprensibili immediatamente. Credo che sulla canapa si è aperto una prospettiva nel mondo, credo che anche qui in Italia vada coltivata con intensità e noi non possiamo pensare appunto di vincere solo sul terreno della giurisprudenza o delle sentenze delle varie supreme corti. Dobbiamo finalmente vincere anche sul piano della politica e mi auguro che si trovino delle iniziative che siano capaci di rompere questo muro che si è alzato. Non dobbiamo nasconderci che è tornato un sentimento che era quello delle difficoltà iniziali che ho ricordato, cioè il moralismo che era stato cancellato è tornato prepotentemente e quindi noi dobbiamo rifare questo tentativo di rompere questa dimensione che è diventata molto molto forte, insomma, sul piano della comunicazione. L'abbiamo detto, insomma, articoli sul Corriere della Sera, ma su molti giornali hanno ripreso a dipingere la questione della droga come sul modello San Patrignano, brutalizzo, ma insomma per intenderci. Quindi che cosa è successo? Ce lo dobbiamo chiedere, dobbiamo scoprirlo e contemporaneamente riprendere la capacità che abbiamo avuto di invece avere una indicazione diversa. Certo, mancherebbe in questo momento avere un bicchiere con almeno un prosecco, ma insomma questo non mi pare che sia previsto un brindisi tramite video. Grazie a Franco Corleone, prendo il posto di Hassan Bassi che ha avuto un problema tecnico e speriamo il prima possibile possa ricollegarsi. Ora Franco richiamava i compagni di viaggio di Forum Droghe, fra questi uno dei primi è stato il gruppo Abele, ricordiamo che Fuori Luogo nasce come inserto di Narcomafia, che era il giornale del gruppo Abele, per cui darei la parola a Leopoldo Grosso. Dopodiché si prepari Franco Maisto, chiederei di stare entro i 5-6 minuti. Grazie. Ecco, grazie. Io volevo semplicemente porre quattro domande cercando possibilmente di riuscire a argomentarle intorno al tema che ci eravamo un po' prefissati oggi, che è la rappresentazione del senso comune sulle droghe e come questo entra in dialogo con le rappresentanze politiche e poi le nostre proposte. Allora, la prima domanda è un po' provocatoria. Quanto le evidenze scientifiche e i diritti umani non siano nella pancia della gente
ma solo nella testa delle elite democratiche. C'è un'ultima ricerca che ho intravisto sull'International Journal of Drug Policy negli Stati Uniti, sulla presa degli argomenti a supporto e in opposizione alle safe consumption rooms. La ricerca dice: a fronte di 3 evidenze scientifiche, la riduzione della mortalità, la riduzione della trasmissione delle malattie infettive e l'aumento dell'accesso ai servizi di cura che la frequenza del safe consumption room in qualche modo fornisce, beh, queste evidenze scientifiche perdono, diciamo, 3-1 di fronte al 71% degli argomenti che invece hanno presa sulla gente rispetto alla possibilità di legalizzarli. E questi 3 argomenti sono: le sale di consumo incoraggiano le persone a usare droghe, le sale di consumo consentono comportamenti illeciti e, come derivata, è meglio spendere quei soldi per la cura, e si intende ovviamente il modello drug free. La seconda domanda che pongo è: la ricerca della complessità e stare nell'ambivalenza, nell'incertezza della ricerca, della sperimentazione, nell'incertezza degli obiettivi che molto spesso sono semplicemente un meno peggio, probabilmente risulta perdente rispetto alla logica della semplificazione, è collegata alla logica della semplificazione la logica della deresponsabilizzazione, soprattutto quando quest'ultima è supportata, come sappiamo, dall'imprenditoria politica della paura e dalla rappresentazione mediatica ancora prevalente, radicata nella logica della rappresentazione della cronaca in particolare, ma soprattutto della cronaca, quella che fa notizia e in qualche modo prende sulle persone, la logica delle 3S che accompagnano la rappresentazione mediatica, che sono, le 3S sono, come sappiamo, sangue, sesso e soldi, a cui tutta la rappresentazione della droga è rapportata. La terza domanda che pongo è: rispetto all'opinione pubblica, cosa significa il fatto che si è vinto, diciamo, Corleone chiamava prima, l'ultimo scontro diretto, il referendum del 93, che è passato attraverso l'adesione dei rappresentati e non attraverso l'adesione dei rappresentanti, e abbiamo perso, diciamo, tutti gli scontri diretti che passavano attraverso i rappresentanti della politica in Parlamento. Quindi la vittoria del 93 è da considerarsi illusoria, come alcuni sostengono, perché al traino del sì dell'abrogazione, se ricordo cos'era, il finanziamento pubblico ai partiti, oppure ci dà invece l'indicazione che quella è la strada da seguire, e quindi saltando in qualche modo in parte le rappresentanze politiche. Allora, di qui l'ultima domanda: se questa è la strada, forse siamo un po' costretti, ahimè, a mettere in secondo piano le evidenze scientifiche e i diritti umani e dare addosso, diciamo, con forza pari e contraria alle semplificazioni con altre semplificazioni strumentali, che significherebbe privilegiare 2 argomenti. Il proibizionismo, così come ci è posto, fa gli interessi delle organizzazioni criminali e della mafia. 2, la cronaca giudiziaria evidenza che a livello nazionale e soprattutto locale l'imprenditoria della paura si coniuga con la protezione degli interessi economici mafiosi e col voto di scambio e con il cointeressamento diretto. Allora, le cronache giudiziarie sono la prova di tale connivenza. Ecco, allora mi chiedo se sia questo il livello su cui
noi dobbiamo portare con più decisione lo scontro politico. Tutto questo a cominciare dalla campagna per la legalizzazione della cannabis, mantenendo ovviamente i due piani, non è che si vuole scordare, chiamiamolo quello più raffinato, ma più elitario delle evidenze scientifiche e dei diritti umani che noi stanno molto a cuore, ma assumere anche quello più duro della semplificazione, che significa sporcarsi le mani nell'agone politico. Giusto quattro domande, grazie. Grazie a Leopoldo, speriamo di avere le quattro risposte durante questa assemblea, anche se le domande poste sono ovviamente molto più complicate. Ora la parola a Franco Maisto, che è stato magistrato di sorveglianza, ma che adesso svolge il ruolo di garante dei detenuti a Milano. Prego, Franco. Io vi ringrazio per l'invito. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sempre 5-6 minuti, per favore. Anche di meno, non ti preoccupare. Lo so che vengo sempre in seconda tornata. Stai tranquillo. Mi sono abituato a questo status. Non ho ambizioni. Allora, sempre vi ringrazio per l'invito, anche se poi sostanzialmente non mi ritengo un invitato, perché io ricordo chi era presente e chi no alla prima conferenza nazionale sulla droga a Palermo, quando fui zittito da un autorevole parlamentare che presiedeva, perché avevo detto che a San Vittore nello stesso raggio i tossicodipendenti erano a un piano e al piano di sopra c'erano i trafficanti di stupefacenti. Va bene, è memoria, e la memoria è importante nei 25 anni. Non si può far memoria se non evocare la presenza di Sandro Margara, come diceva giustamente Franco Corleone. Vedete, io ieri sono andato un po' alla ricerca sotto il lemma droga nelle mie carte, o meglio nei miei file, e ho trovato tante cose scritte da Sandro, alcune che si intrecciavano con le mie, e c'era un'espressione ricorrente di Sandro che era: non siamo d'accordo. Alcune volte l'espressione era ancora più rotonda, come, perché parlava un po' ai sordi e diceva: come dire che non siamo d'accordo. Ecco, io credo che questo debba rimanere nel nostro modo di muoverci e di interagire. Come dire che non siamo d'accordo, e Sandro non era d'accordo non soltanto per la passione, ma anche perché non era soltanto un giurista strettamente tecnico. Ce ne fossero alcuni oggi che non si appellino soltanto al tecnicismo, ma coniugava insieme una di valori. E mi fermo qui. L'altro, le sollecitazioni, le cose che ho scritto su sollecitazione, soprattutto di Franco, per fuori luogo, che partivano dal 2003, e ritrovo la mia ultima nel settembre del 2019. Credo che Franco avesse messo il titolo "Salvini torna al Paleolitico". Io avevo iniziato e avevo discusso in quell'articoletto per fuori luogo sulla discontinuità che già allora veniva reclamata, nel senso che la politica parlava di discontinuità, ma noi la discontinuità non la vedevamo. Io credo che ancora oggi si debba continuare a praticare, chiedere discontinuità. Però non possiamo dimenticare che questi mesi, per quanto pochi, sono stati lunghissimi, sono stati dolorosissimi e sono stati tragici. E quindi questa discontinuità ora va riarticolata, va declinata con significati
molto diverse rispetto al settembre del 2019. Io mi aggancio un momento per una sola riflessione al documento importante che avete messo per la preparazione di questa assemblea, che è molto concreto. Vedete che qui lo dobbiamo dire e dovremo continuarlo a dire dopo. Probabilmente dobbiamo fare anche qualche esame di coscienza per non aver agito pubblicamente, per non aver detto che di tutto quello che è successo nelle rivolte, nelle carceri italiane, i capri espiatori sono stati tossicodipendenti, nel senso che sono stati additati come coloro che avevano fatto succedere tutto quel gran casino, tranne qualche complottista che è sempre lì a tutti i costi, che diceva che c'era stata una nuova trattativa tra Stato e mafia. Però i dati sono concreti. I tossici sono quelli che hanno avuto nella attività deflattiva di misure alternative, in cui praticamente è diminuito il numero di detenuti di circa 8.000 unità, sta di fatto che quelle che hanno avuto meno misure alternative sono stati tossicodipendenti. Se andate a vedere la curva degli articoli 94 sugli stupefacenti. Ma questo perché è chiaro, c'è stata una chiusura all'interno delle carceri, la fuoriuscita degli operatori, molti hanno lavorato da remoto, ma anche una chiusura da parte delle comunità meno sensibili e più attente, che hanno posto una tale quantità e qualità rigida di preclusioni, per cui il passaggio carcere-comunità o servizi sul territorio è rimasto praticamente bloccato. Io credo che a questo bisogna porre riparo. Ora, la mia preoccupazione qual è? È che a leggi ferme e leggi brutte si consolidino delle prassi che sono quelle di questi ultimi mesi. Ora, mentre fino a prima del Covid potevamo dire ci sono leggi brutte, leggi illiberali, leggi che vanno modificate, bisogna criticare queste leggi, bisogna trovare gli strumenti istituzionali e sociali per disapplicare queste leggi. Oggi invece non è soltanto una battaglia per innovare e far abrogare le leggi illegittime, ma di più, una battaglia per far disapplicare una quantità di normative che non sono leggi. Ci porteremo appresso per lungo tempo DPCM, che ricordo a voi sono atti amministrativi, ma soprattutto ordinanze regionali in materia di sanità. Io ho visto quella che ha fatto l'altro ieri la Regione Lombardia per quanto riguarda la sanità in generale, Inessa, SERD comunità terapeutiche, che effettivamente contiene una quantità di limitazioni contro le quali bisogna opporre critiche, bisogna fare una battaglia. Penso per esempio che cosa succederà, noi diamo per assodato che si riprenderà con qualche limitazione come prima, ma che cosa succederà con la implementazione di questi processi da remoto, cioè i processi facendo la videoconferenza del magistrato nelle direttissime, non in presenza, guardando negli occhi e facendo domande nei rapporti personali, nei processi per direttissima con i tossicodipendenti. Questi sono problemi che ci porteremo. L'ultima questione e termino. Abbiamo quindi degli irrigidimenti organizzativi, autonomamente anche dei servizi, all'interno che porteranno all'allontanamento degli utenti, all'interno delle carceri, angoscia e aumento di uso di farmaci. Tutto questo va sotto una immagine che è quella della protezione. In realtà molte di queste cose, molte di queste prospettive, di queste direttive, sono poco finalizzate alla protezione.
sono più finalizzate ad un controllo che non esito a dire sempre più istituzionalizzante. E queste sono quei fuochi che Sandro additava sempre in maniera splendida, senza fare discorsi fumosi, e diceva, come dire, che non siamo d'accordo. Credo di essere rimasto anche entro i limiti. Perfetto, grazie. Sono tornato. Adesso con Fiorentini ci alterniamo un po'. No, volevo velocissimamente provare a fare un elenco dei prossimi interventi che in qualche modo hanno un loro senso logico, perché adesso ci sarebbe l'intervento di Fabrizio Mariani, Elia De Caro, Maria Teresa Linni, Massimo Oldrini e Denisa Merini, e le organizzazioni che sono in rappresentanza delle organizzazioni che sono socie o partecipanti vicinissime a Forum Droghe. Poi avremo un intervento della dottoressa Martignetti di Fanpage, con cui interloquirà Leonardo Fiorentini per il tema della comunicazione, e poi una serie di interventi che coinvolgono Pino Di Pino, Patrizia Meringolo, Susanna Ronconi, Cipitelli e il dottor Giglio, Angelo Giglio. Per ora saremmo su questo elenco, quindi chiederei a tutti di stare nei 5-6 minuti e darei la parola a Fabrizio Mariani, referente per il settore vulnerabilità e dipendenze del CNCA. Scusatemi un attimo solo, io vi devo salutare e volevo salutare tutti perché vi devo lasciare, d'accordo? Sì, grazie Mauro, buona giornata. Ciao Mauro. Ciao. Ciao. Fabrizio. Bene, grazie Hassan, posso andare? Assolutamente sì, grazie. Allora, un saluto a tutti, ai colleghi, gli amici e compagni, un ben ritrovati e un buon compleanno anche a Forum Droghe, perché 25 anni sono un percorso, un periodo importante per le tantissime cose che sono state fatte e che sono state ben riassunte e citate da chi mi ha preceduto. Però 25 anni sono ancora molto pochi per le altrettante tante cose che sono ancora da fare, su cui appunto come CNCA insieme a Forum Droga, insieme a tante delle altre reti e altre sigle con cui ci siamo trovati in questi anni, stiamo con grande fatica e difficoltà continuando a lavorare, a partire dalla questione della riforma della 309 in tutte le sue varie sfumature e applicazioni che hanno a che fare col carcere, che hanno a che fare con le misure alternative, che hanno a che fare con la depenalizzazione, la riforma rispetto al reato di identità, l'articolo 73, ma sono tutte cose che avete già citato. Un altro percorso importante che come CNCA, che sappiate abbiamo, CNCA ha una forte caratterizzazione sulla gestione dei servizi, quindi io stesso sono un operatore sociale, quindi siamo molto interessati a tutto il percorso fatto ormai da anni sulla riduzione del danno, la limitazione dei rischi, quindi le battaglie, le lotte fatte per la piena applicazione della riduzione del danno e della sua legittimazione, che nonostante appunto che la riduzione del danno sia stata inserita nei LEA ormai quasi 3 anni fa, fatica ancora molto a una sua piena e omogenea applicazione su tutto il territorio. Come CNCA abbiamo fatto recentemente anche una ricerca che testimonia come attualmente a livello nazionale la gran parte dei servizi di riduzione del danno sono svolti e applicati prevalentemente nel centro-nord, e ancora al sud si fatica molto a attivare esperienze del genere. Però mi interessava più che altro, più che pensare appunto alle cose fatte, al passato, riuscire a capire con voi quelle che possono essere nuove tracce di un futuro, no? Anche per attivare, attuare pratiche diverse di lavoro nell'ambito delle droghe, del lavoro sociale, socioeducativo. Io non so se l'avete notato, ma sono andato a rileggermi il piano di lavoro del cosiddetto comitati di esperti di Colao,
quindi quel lavoro che hanno fatto per il governo. Sono andato a vedere, ci sono due schede che mi hanno colpito, le schede 91 e 92, andatele a vedere, perché si parla molto anche di una riforma, anche di un approccio molto diverso all'attuale rispetto alle pratiche, sistemi di presa in carico, percorsi di cura. Perché se una lezione abbiamo potuto apprendere purtroppo dal Covid e tutta l'immane tragedia che è successa, è che abbiamo visto che la sanità, per come è concepita oggi, cioè strutture a forte istituzionalizzazione, quindi con una mancanza grossa, evidente, del lavoro sulle comunità, sui territori, sulla medicina iniziativa, hanno prodotto quello che hanno prodotto. E invece in queste schede che sono andate a leggere c'è un forte accento sulla deistituzionalizzazione, sul lavoro che ha a che fare con la coesione sociale, che hanno a che fare con la comunità, che hanno a che fare con i medici di medicina generale, sostanzialmente che ha a che fare col lavoro che noi come CNCA, insieme a Forum Droghe, a tutti voi, stiamo portando avanti da anni, anche perché la salute sappiamo benissimo che si può mantenere, si può accedere a livelli sempre migliori di salute se si fa un buon lavoro sociale, educativo su territori, proprio perché il sociale, il lavoro sociale è il vero motore di accesso alla salute. Perché? Perché lavoriamo sostanzialmente sull'abbattimento delle disuguaglianze rispetto alle diverse fasce di popolazione, lavoriamo sull'accesso per i diritti alla salute, quindi l'accesso ai diritti di cittadinanza, tutte cose che purtroppo in questi mesi terribili sarebbero servite molto se fossero state realmente applicate e sostenute in tutti questi anni. E questo mi porta anche al governo dei territori, quindi al modo diverso, la concezione diversa con cui noi vogliamo ragionare sul governo dei territori. Avete visto, mi rifaccio anche a quello che ha detto prima, mi sembra anche Franco Corleone, l'emergenza Covid ci ha portato poi a una riapertura delle nostre città, i nostri quartieri, con cui insomma alcuni argomenti vengono ancora trattati in maniera molto strumentale. Vediamo la riapertura rispetto ai luoghi del divertimento giovanile, le cosiddette movide, eccetera, eccetera. Tutte questioni che non possono essere trattate in un'accezione securitaria di DASPO, di ordinanze, come stiamo del resto vedendo e stanno facendo tantissime amministrazioni comunali, ma vanno invece governate, vanno governate bene, con persone che ne sanno, con persone che come noi sono anni che lavorano su queste tematiche, su questi fenomeni. Mi ricordo una summer school di qualche anno fa dove in maniera veramente, no, avevamo anticipato tantissimo i tempi, non si stava parlando come oggi, con forza come oggi, delle movide, e già ci interrogavamo su diverse misure di governi delle città, dei territori, rispetto alle quali le amministrazioni dovrebbero coinvolgere di più tecnici, ma non solo tecnici del sociale, del settore educativo e sanitario, ma anche urbanisti, sociologi, tutte persone che possono, come dire, far accedere a un'immagine diversa del governo, del buon governo del territorio. Ecco, concludo dicendo che se devo vedere un campo su cui CNCA insieme a Forum Droghe ha lavorato molto bene, anche al di là poi anche delle diverse angolazioni di punti di vista non sempre coincidenti, che sempre collimano, è proprio il campo della ricerca e dello sviluppo sull'innovazione. Le summer school che abbiamo organizzato in tutti questi anni ne sono prova, ne sono evidenza. Abbiamo anticipato i tempi, abbiamo lavorato molto veramente su visioni future, innovative, che fra l'altro si sono anche puntualmente confermate in questa fase di lockdown. Avete visto, insomma, c'è stata una grande prova da parte dei consumatori, a cui deve essere pienamente restituito protagonismo, empowerment e capacità di incidere su percorsi anche non solo di cura, ma anche su percorsi legislativi. Abbiamo visto una grande prova di responsabilità rispetto a autoregolazione, autocontrollo, tutte cose che noi già avevamo evidenziato e provato nelle ricerche passate sull'autocontrollo dei consumi e che abbiamo
puntualmente viste e confermate. La tecnologia sicuramente ci aiuterà molto in questo. Ricordate, abbiamo fatto anche un lavoro molto interessante sul ruolo della rete, del web, anche in una relazione di supporto e di aiuto a distanza. Sono tutte cose che appunto fatte in passato, che oggi si rivelano assolutamente strategiche e importanti. Quindi io penso a San di stare esaurendo il mio tempo, in cui mi finisco qui e niente, di nuovo un augurio e un saluto a tutti. Grazie anche per l'invito e la disponibilità. Grazie Fabrizio, andiamo avanti con gli interventi, chiedendo sempre di stare nei tempi, perché veramente inizia a essere non tardi, però insomma siamo andati un po' lunghi. C'è Lia De Caro, subito dopo Maria Teresa Ninni e poi Massimo Oldrini. Grazie. Grazie a tutte e tutti. È sempre bello per me, è un piacere partecipare a Forum Droghe. È una realtà che, come ho ricordato, grazie all'opportunità che mi è stata data di scrivere su Fuori Luogo, che conosco da tanto tempo e che mi ha aiutato a crescere e a formarmi sul tema delle politiche sugli stupefacenti, non solo dalla stretta angolazione diciamo professionale, io faccio l'avvocato penalista, ma lo sono diventato in realtà, ma anche più su una visione sociologica di tutti gli aspetti della ricerca. Oltre a aver ricordato diciamo il primo incontro a Venezia, ritorno all'importanza di quella che Franco diceva è la dimensione che ci ha rafforzato negli anni, la dimensione territoriale e di interazione con le realtà delle regioni, dei comuni, e la dimensione anche internazionale, il sapere fondò che sempre riportare nel nostro panorama interno argomenti di discussione, di sviluppo, di ricerche di cui altrimenti non se ne sarebbe avuto traccia, la capacità di innervare e suscitare dibattito scientifico con competenza, ma sempre con domande che, pur apparendo provocatorie, aprivano scenari e in realtà descrivevano, come un po' anche l'ultimo intervento di Fabrizio ricordato, anche avanzamenti nelle visioni, in quelli che erano le evoluzioni del mondo del consumo. Io sto ricordando questo da un punto di vista personale perché mi sono avvicinato a quel tema, ero anche un attivista del fronte antiproibizionista e là ho conosciuto l'associazione di cui oggi porto i saluti, Antigone, ringrazio Franco per averla ricordata come associazione con cui abbiamo fatto tante battaglie e insieme ad altre che oggi dopo porteranno i loro saluti. E ricordava Franco anche puntualmente quel diciamo avvitamento che c'è spesso sulle politiche della giustizia insieme alle politiche sugli stupefacenti. Anche questo è stato un argomento che viene sviluppato da anni bene, prima da Stefano Anastasia, da Alessio Scandurra, ma anche da Maurizio Cianchella ultimamente, sulle quanto diciamo la legislazione di stupefacenti crea detenzione, crea da ultimo anche esecuzione penale esterna con un aumento dell'area del controllo piuttosto che della diversion dalla detenzione e dal controllo, una nuova forma di controllo sociale che lo espande anziché diventare un'alternativa alla detenzione, come alcune di queste forme anche positive stiano a volte diventando una sorta di alternativa alla libertà. E quindi è importante, riconnettendosi anche a quello che diceva Mauro, che secondo me ci potrebbe, Mauro Palma, che ci potrebbe aiutare in una ricostruzione del rapporto con la politica, ovvero passare dalla descrizione sempre preziosa e necessaria dei dati, che è un modo anche di sfidare la politica e di portarla a dover assolvere al suo mandato, ma spiegare come si influisce, come influisce quel rapporto di controllo sulle vite delle persone. E allora mi riconnetto alla
un'esperienza personale. Io ieri ho fatto una convalida di arresto per una persona di 50 anni che aveva nel suo armadio di casa, in cantina, 8 piante con un ventilatore e una lampada. Questa persona, siccome aveva un precedente del 2007 di occupazione abitativa e resistenza pubblica ufficiale, è stato tradotto per 2 notti alla Dozza di Bologna e il PM il giorno dopo ha richiesto gli arresti domiciliari, così si eviterà il risarcimento per l'ingiusta detenzione. E poi è stato scarcerato. Che necessità c'era di incarcerare questa persona, raccontare la vita di una persona che ha 2 figli, una casa, un lavoro e che viene riportato per 2 notti in carcere perché tanto l'emergenza Covid è passata. Ci porteremo mesi davanti quelle sconsiderate ordinanze su cui è preziosa la traccia che ci lascia il presidente Maisto di cercare di cancellare, di far disapplicare questi atti, di stare anche attenti a come a volte le semplificazioni procedurali che riducono i tempi eliminano garanzie. È difficile spiegare questo perché, come diceva Leopoldo, se andiamo solo sul terreno dei diritti e delle evidenze, a volte non riusciamo a persuadere la politica ed forse c'è anche l'opportunità che in un disfacimento dei soggetti collettivi di porsi come think tank di luogo di rielaborazione, di rilancio di quella dimensione proattiva del welfare, di quelle politiche sociali come sostegno all'autonomia, al benessere delle persone, come ricordava Cecilia. E per evitare anche le forme di controllo, per evitare che ci si scenda in un tecnicismo, perché purtroppo recentemente anche luoghi di confronto, di elaborazione sugli stupefacenti evolvono verso una conferma del modello penale, lasciando magari una libertà di uso terapeutico a prescrizione con una produzione degli stupefacenti che va in mano a Big Pharma. Forum Droga ha aiutato negli anni sempre a coniugare queste battaglie. Il rilancio di Stefano è importante, con gli amici anche del CMC, con Forum Droga potremmo anche pensare a una valutazione della sanità penitenziaria e invece un rilancio della salute come dimensione proattiva. Avvertire sempre sui rischi della medicalizzazione, sganciare il consumo dal controllo e anche l'attenzione a distinguere quello che è il consumo dalle tensioni che ci sono sul carcere. Arrivo alle mie conclusioni perché il tempo scorre. Grazie mille perché il tempo è, sì, è andato. Grazie. Ed è quella di anche noi dobbiamo stare attenti a volte perché l'esigenza di ridurre i numeri del carcere non ci deve far avanzare le altre domande autonome che possono esserci sui diritti dei consumatori e sull'accesso alla salute e rilanciare pertanto anche la battaglia della legalizzazione. E su questo ringrazio Forum Droghe per il luogo che è sempre costituito e continua a esserci e la sua necessità dopo 25 anni è sempre più attuale. Grazie a tutte e tutti e un saluto. Grazie da Antigone e da tutti voi. Perfetto, come sapete Forum Droghe vorrebbe essere quella piazza dove appunto quel forum dove si discute di questi temi. Lascio subito la parola a Maria Teresa Minni e poi a Massimo Oldrini. Grazie. Maria Teresa, non ti sentiamo, accendi il microfono. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. A tutti, sono molto contenta di essere stata chiamata a dire 2 cose, sia come Maria Teresa Ninni che conosce Forum Droghe ormai da 25 anni, anche se non forse in modo più presente negli ultimi anni, però e forse anche come partecipante ad altri associazioni quale Itampud ultimamente che è nata da poco tempo, che sarebbe l'associazione dei consumatori italiani che Forum Droghe con cui Forum Droghe ha molte volte collaborato. Io voglio portare un ricordo personale del mio approccio con Forum che però la dice lunga su quello che è stato Forum Droghe in questi 25 anni e che secondo me è la cosa che dovrebbe
continuare a mantenersi, che è appunto questo forum, questa piazza dove si ragiona, si pensa e si crea pensiero e idee. E io ho questo ricordo di questa, insomma, era da poco stato vinto il referendum del 93 e sull'onda di quella vittoria si andava costituendo forse per la prima volta in Italia una presa di parola delle persone che usavano droghe in quegli anni. E mi ricordo un lavoro preparatorio di parecchi mesi in cui Forum Droghe fu il promotore, l'associazione ombrello che permise di arrivare a un'assemblea molto partecipata, con dei toni anche molto, molto forti, di Firenze del 96, dove si scrisse per la prima volta la Carta dei diritti dei consumatori di droghe. E questo qui, secondo me, alla luce di quello che sono stati questi 24 anni e del fatto che oggi abbiamo un'associazione costituita che fa parte di una rete sia europea che internazionale, mi sembra che quello fu il primo passo verso questa assunzione da una parte di responsabilità delle persone che usavano, di presa di parola, che non era facile allora, come continua e sappiamo a non essere facile oggi. E quindi Forum era stato un po' quell'entità che aveva permesso, insieme ad altre, perché ricordo che collaborò anche la piccola associazione Isola di Arran, che quegli anni lì si stava costituendo, Polvere, il gruppo Abele, insomma, di realtà ce n'erano parecchie. Però mi ricordo, e oltretutto fu un'assemblea molto importante, perché lì si scontrò forse per la prima volta in modo evidente, o forse ai miei occhi, questa dicotomia tra il diritto al consumo come diritto individuale, personale, e invece la visione prettamente sanitaria, medicalizzata del consumo. E di lì, insomma, dico, abbiamo fatto molta strada. Io riconosco in Forum una grande forza di proposizione ogni anno, di pensieri nuovi e di affrontare con sguardi differenti cose che se no in questo paese non sarebbero mai state dibattute. Io non è che abbia granché di più da dire, se non che sono d'accordo sull'impegno e sul fatto che forse questo è un momento particolarmente difficile, dove forse bisognerebbe fare anche uno sforzo per rilanciare alcuni temi, tipo i diritti, tipo il penale, come diceva Delia prima, e soprattutto perché io vedo una visione sempre più proibizionistica di questo paese. E quindi, grazie, insomma, Maria Teresa. Grazie mille. Grazie a tutti e a tutti. Ciao. E andremo avanti con i nostri confronti, e sicuramente sempre nella nostra piazza Forum. Massimo Oldrini di Lila, se può intervenire. Grazie, buongiorno. Anch'io faccio innanzitutto tanti auguri a Forum Droghe e ringrazio di questo momento che per me è molto anche toccante, perché rivedo persone che hanno accompagnato la mia formazione, la mia crescita,
Ricordo le iniziative fatte come l'ILA contro la banda dell'AIDS di Torino, ero presente all'iniziativa che citava adesso Maria Teresa, sono stato giudicato dal dottor Maisto nel 97 per delle questioni ovviamente legate al mio stile di vita di allora, e quindi è molto molto piacevole vedere tutte queste persone. Forum Droga è stato importantissimo, un compagno di battaglie, lo voglio dire, nelle ricostruzioni iniziali, lo voglio dire per due ragioni. Non è stato citato l'HIV, la riduzione del danno nasce sull'HIV. Forum Droga è nato nel 95, anno in cui morivano 5.000 persone di AIDS e l'80% erano tossicodipendenti che morivano nelle carceri, quindi tutto il lavoro con Antigone, tutte le questioni dei diritti sono davvero fondamentali, e grazie che Forum, e quindi uno spazio come quello di Forum dove si possano confrontare visioni, posizioni anche molto differenti, perché talvolta va anche detto con grande chiarezza, non riusciamo a trovare sintesi su tutto, ma io penso che l'impegno di Forum, come ricordava Grazia all'inizio, proprio di cambio di... cioè un timone dritto sulla decriminalizzazione del consumo, questa è la cosa più importante, ancora più importante oggi ai tempi di Covid e forse ai tempi in cui molti diritti vengono messi in discussione. I diritti delle persone che consumano sono, l'avete già detto voi, quindi non mi dilungo, quotidianamente calpestati, e non c'è nessuna tutela della salute dei consumatori di droghe. Basta pensare quello che accade per l'epatite C, che è la cosa più eclatante, e con questo chiudo ringraziandovi nuovamente tutti. Grazie Massimo, grazie per aver riportato anche tutto il tema appunto dell'HIV. La parola a Denise Amerini per CGL. Scusate, no, sì. Mi è perso un pezzo, un minuto. L'HIV era importante perché morivano persone, creava spazi comunicativi sui media, creava un movimento di opinione pubblica. Ovviamente io non voglio tornare indietro, però è importante nella storia ricordare questo e capire che certe cose emozionali possono essere utili sia nel rapporto con la politica, che ha difficoltà a parlare di piacere, di benessere, di libertà, sia con il mondo della comunicazione. Scusate. Grazie mille. Denise Amerini, CGL Nazionale. Sì, buongiorno a tutti. Sono anche io ovviamente molto felice di essere qua con tutti voi, anche se questo modo di ritrovarsi a distanza per me è abbastanza complicato, perché lo trovo faticoso e lo trovo la mediazione, ecco, del mezzo, un limite alle nostre interazioni, e soprattutto noi che parliamo di prossimità e di vicinanza penso che possiamo capire come sia complicato, ecco, ritrovarsi in questo modo, ma tant'è in questo periodo. Bene, 25 anni di Forum Droga. Sarò brevissima. Scusa, perché... Sì. Non capisco cosa sta succedendo. Spengere il microfono, per favore. Vai pure avanti, scusa Denise, ci siamo dimenticati. No, nulla, non avevo capito che cosa stesse succedendo. Niente, dicevo, sarò breve perché ovviamente tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno detto cose assolutamente condivisibili, assolutamente importanti, e poi ci sono tutti gli interventi che molti di noi hanno scritto su Fuori Luogo che danno ragione appunto di questi importanti 25 anni di Forum Droga. Sono 25 anni in cui
il tema dei diritti, che come organizzazione sindacale ovviamente è particolarmente caro, ha attraversato trasversalmente tutto il ragionamento di Forum Droghe: il diritto alla salute, il diritto all'autodeterminazione, il diritto alla non discriminazione, il diritto anche per quanto riguarda tutto ciò che attiene alla materia della giustizia e del carcere. Ecco, tema che sicuramente dopo il Covid, dopo l'emergenza, dopo il lockdown, ci interroga in maniera ancora più profonda e diversa rispetto a prima, perché non si tratta solo e soltanto, e sono temi importantissimi che abbiamo già anche in altre situazioni affrontato, di quali sono e quanti sono gli investimenti che si fanno in sanità e nel sociale. Ci mancherebbe altro, tema importantissimo che va affrontato, perché se oggi siamo in questa situazione, perché c'è stata una politica di progressivo ritiro del ruolo pubblico, di progressivo disinvestimento per tutto quello che riguarda il servizio pubblico, che sia garantito dal lavoro pubblico o dal privato sociale, che comunque ha garantito in questi anni un importantissimo servizio pubblico. Ecco, ma soprattutto oggi mi ha colpito, fra le altre, quello che ha detto Mauro Palma quando parlava di proibizione come valore e di come si sia in questo periodo decretato a forza di DPCM, che sono atti amministrativi, e si sia in qualche modo disegnata una società in cui tutto è proibito e qualcosa è consentito. Ecco, questo, se pensiamo al tema delle droghe, delle sostanze e di come fino ad oggi è stato affrontato, è sicuramente un argomento da tenere presente per uscire da questa emergenza, non tornando a come eravamo prima, ma profondamente diversi da come eravamo prima. Penso per esempio Stefano Vecchio, nella sua relazione introduttiva, ci ha proposto una serie di impegni da affrontare, da assumerci e da affrontare nelle settimane, nei mesi che abbiamo di fronte, proprio dopo l'emergenza coronavirus. Ecco, su questi io aggiungerei il tema dei diritti dei lavoratori, dei test ai lavoratori, perché se pensiamo appunto a come sia vero questa idea che passa di cose consentite rispetto a tutta una serie di proibizioni, è importantissimo riprendere il tema dei test ai lavoratori, perché le sanzioni amministrative, che possono sembrare poco importanti, hanno influenze negative, ricadute assolutamente negative sulla vita dei lavoratori, perché non si può pensare che i test, che la sicurezza sul lavoro, che santo cielo assolutamente va garantita, però possa essere uno strumento per sanzionare stili di vita che comunque attengono al diritto all'autodeterminazione delle persone. Quindi bene tutte le proposte di lavoro che sono state fatte. Penso che ci dobbiamo dare appunto un calendario di impegni in costruzione della conferenza che dovevamo fare a febbraio e che poi non è stata fatta, che deve essere comunque un nostro obiettivo assolutamente imprescindibile, come luogo dove portare tutte le nostre lavorazioni, le nostre riflessioni, e dove costringere in qualche modo la politica a fare i conti con il tema delle sostanze e delle droghe in maniera diversa da come l'ha fatto fino adesso, soprattutto dopo il coronavirus, che ha svelato temi e problemi che spesso erano stati rimossi, ma che sono stati portati ancora più in evidenza dal distanziamento sociale, termine bruttissimo, e dal lockdown, e da come sono stati pensati i servizi in questo periodo. Ecco, io mi fermo qui, grazie a tutti e buon lavoro a tutti noi. Grazie Denise della conferenza, tutti sentono tantissimo, c'è molto molto bisogno di confronto, ormai il confronto si fa nelle audizioni delle commissioni, cioè siamo arrivati a nessuno spazio di confronto con la politica. Mi sembra che il tema delle sanzioni amministrative torna fuori prepotentemente, ricordo anche tutti quei richiedenti asilo che magari fermati per l'articolo 75 perdono a causa della prefettura la protezione, non la protezione ma l'accoglienza all'interno dei centri
Siproimi o ex SPRAR, quindi anche lì di nuovo sanzioni amministrative che influenzano pesantissimamente la vita di persone spesso anche già approvate. Abbiamo concluso la parte degli interventi legati, diciamo, ai soci dell'associazione. Abbiamo una specifica sessione adesso sulla comunicazione con Leonardo Fiorentini, direttore di fuoriluogo.it, e Gaia Martignetti di Fanpage. Darei la parola, per introdurre anche il tema, a Leonardo. Grazie. Sì, io volevo introdurre l'intervento di Gaia raccontando un aneddoto di un paio d'anni fa, due esattamente, riguardo a come noi cerchiamo di comunicare le cose e a come poi invece i mezzi di informazione le recepiscono, che secondo me rende evidente anche della divaricazione tra nostre modalità, il nostro livello di conoscenza delle cose e il livello di conoscenza dei media cosiddetti mainstream. Noi da 11 anni, sarà l'undicesimo anno quest'anno, presentiamo il libro bianco, ne approfitto per farvi vedere la copertina in anteprima, e ogni anno facciamo la conferenza stampa alla Camera, al Senato, per presentare i dati. Nel 2018 è stato l'unico anno in cui realmente abbiamo, diciamo, sfondato tutti i media, nel senso che siamo stati sulla prima pagina della stampa, siamo addirittura usciti sulla Gazzetta dello Sport, che io ho tenuto gelosamente. L'ho tenuto gelosamente perché quell'anno noi avevamo messo, diciamo, in evidenza un dato, così ci ricolleghiamo anche il tema delle sanzioni amministrative, che era il fatto che da due anni, per l'esattezza dal 2015, c'era stata un'impennata delle segnalazioni ai prefetti e in particolare un'impennata delle segnalazioni di minori ai prefetti, che in due anni erano aumentate del 40%, ma addirittura, se andiamo a vedere i dati dal 2015, erano aumentate credo del 300%. Per cui segnalavamo che era aumentata la repressione sulle droghe e in particolare la repressione sui giovani, per cui diciamo, rischiavamo di rovinare tramite l'azione amministrativa le vite di molti giovani. Questo è stato il modo in cui la stampa, spero che si veda, cerco di farvelo vedere, ha tradotto il nostro comunicato, il nostro tentativo di comunicare, ovvero il boom. C'è un nuovo allarme droghe, consumo su del 40% in due anni, quadruplicato tra i minori. Noi abbiamo serissime difficoltà anche con quella stampa che una volta potevamo definire amica, penso a Repubblica, ma poi se andiamo a vedere Corriere della Sera, Stampa e tutto il resto, le difficoltà aumentano addirittura, e ci sono pochi media che trattano il tema droghe con un minimo di, diciamo, cognizione di causa e pragmatismo. Uno di questi è Fanpage, un altro è Vice, oltre ovviamente al Manifesto, ma sul Manifesto, diciamo, l'attività di nostra ormai storica di divulgazione ha avuto un ruolo probabilmente fondamentale. Io volevo introdurre così Gaia e chiederle come è possibile riuscire davvero a fare una comunicazione che riesca a penetrare il mondo dei media senza dover sottostare al sensazionalismo di dover trovare l'emergenza in qualsiasi modo e in qualsiasi tempo. È sempre emergenza droghe, ma se andiamo a vedere, scusate e poi chiudo, se andiamo a vedere i dati di ESPAD dal 2008 al 2017, vediamo che il consumo di cannabis nell'ultimo anno è addirittura diminuito, che è diminuito
il consumo di cocaina addirittura dimezzato, poi vabbè, sappiamo tutti come sono fatti i questionari ESPAD, per cui non ci affidiamo troppo. L'unico che è aumentato, e probabilmente è l'unico dato reale che possiamo non contestare, è l'aumento di eroina. Appunto, Gaia, come facciamo? Gaia, vai pure. Grazie prima di tutto per questo invito e auguri per questi primi 25 anni. E premetto che parlare, io mi occupo di non solo di droga ma anche di carcere, per cui parlare di questi temi è sempre molto molto difficile, ci proviamo. E quando ho pensato proprio a questa domanda, che è la stessa che mi sono fatta ieri, era lampante, anche banale, dire che magari si parte cercando di capire quello che non va, no? Che potrebbe già essere un grande passo avanti. E ho pensato che molto spesso io ho la fortuna di lavorare, mi fa piacere che Leonardo Fiorentini lo annoveri tra i giornali, diciamo, che se ne occupano in una maniera quantomeno rispettosa del tema, di lavorare per Fanpage, che è un giornale che cerca in qualche modo, no, di trovare sempre nuovi linguaggi. E la scena che mi è venuta in mente, io sono una video reporter, quindi lavoro prettamente con un racconto fatto di immagini che è molto potente e si presta spesso a quella che è un po' una pornografia del dolore, no? Che è facile, magari a qualcuno piace, però non sempre utile. E la scena che mi è venuta in mente è proprio quella di un politico pluricitato anche oggi, che, come dire, convoca i giornalisti per una scenetta sotto un citofono, che insomma forse ci fa capire che c'è un problema sia col giornalismo che anche con la politica, molto serio. Come si può parlare? Se ne può parlare sicuramente dando dignità attraverso un racconto del reale. Io spesso, quando me ne sono occupata io, o anche quando ho visto che se ne sono occupati i colleghi, ho capito che spesso si vuole indugiare troppo sulla storia del singolo, restituendo sì quella che è una emotività magari del racconto, ma non un percorso, non restituendo anche quella che è un dibattito molto, ma molto, come dire, più ampio. Io penso, quando si parla di droghe, un altro caso molto, molto attuale è quello di Stefano Cucchi, che ha dovuto aspettare 10 anni per essere definito geometra e non tossicodipendente. Quindi questo spauracchio, no, di questo problema che viene sempre utilizzato come etichetta e non viene mai analizzato realmente per come dovrebbe essere analizzato. E non so onestamente come potremmo parlarne, questa è una domanda molto 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 difficile e forse non sono neanche la persona giusta che potrebbe rispondere, però sicuramente partendo da un presupposto che non va demonizzato, non va utilizzato un'etichetta soltanto. Appunto, mi colpiva molto il titolo che avevate mostrato prima, come tanti purtroppo che tutti i giorni vengono utilizzati, soprattutto dall'estrema destra, perché si parla spesso, come dire, di tossicodipendenza, ma per esempio mi verrebbe da dire ai miei colleghi perché non si fa mai un approfondimento su quella che è la criminalità, su quello che è tutto, come dire, una rete che c'è attorno, no? Che forse è molto molto più difficile, richiede uno studio e richiede forse anche tralasciare quella che è una dicotomia molto molto forte che c'è anche oggi, soprattutto nella mia regione, che sarebbe un dibattito bello quello sulla movida tra il presidente De Luca e il sindaco di Napoli, De Magistris, però anche avvincente, però diciamo che non è il momento adatto. Però la grande dicotomia del racconto è sempre tra la movida e quindi i giovani, no? Quindi sempre lo stesso, come dire, la stessa fascia d'età, che sembra che poi dopo problemi non ce ne siano, e quella del cosiddetto degrado sociale, che è una parola che io veramente cercherei di abolire da ogni vocabolario, perché spesso appunto si diventa anche questa un'etichetta. Io credo che parlare di droghe, come parlare di qualsiasi argomento, come dire, basti semplicemente restituire quello che è un racconto reale, ma anche un percorso. C'era un articolo bellissimo che non ricordo purtroppo dove ho letto un po' di tempo fa, che non riguardava le droghe, ma era una sorta di guida, ovvero come un giornalista dovrebbe parlare di suicidi, che è un altro argomento molto importante, ricordandosi sempre che dall'altra parte c'è qualcuno che legge, no? Perché le nostre parole spesso sono parole che agiscono molto più di altre.
E mi piacerebbe che quando si fa un titolo, quando in futuro si dovesse fare un titolo, quando si monta un video, quando si fa una domanda a qualcuno, ci si ricordasse che dall'altra parte magari ci sono persone realmente interessate a quello che stiamo raccontando e che magari vorrebbero davvero capire, oltre l'emotività, quali sono i meccanismi che ci sono dietro magari a una dipendenza. Questo sicuramente potrebbe essere un inizio, ma l'argomento è talmente tanto vasto che credo non ci vogliono altri 25 anni per risolverlo. Perfetto, sì, certo, non aiutano le campagne di prevenzione di memoria in cui appunto le persone che usano sostanze vengono sempre rappresentate come degli zombie o come dei pazzi furiosi. Mi ha colpito che durante la scorsa audizione al Senato sulla proposta di legge che voleva eliminare la lieve entità ci siano ancora associazioni che collegano l'uso di droghe alla commissione di reati, cioè la famosa trasformazione, le persone, sembra la vecchia campagna demonizzatrice delle droghe degli anni 50 negli Stati Uniti, dove le persone si suicidavano e uccidevano e sparavano per la strada dopo essersi fatto uno spinello. Non so se Leonardo vuoi aggiungere qualcosa ancora? Magari aggiungo due cose, giusto per fare l'intervento che avrei dovuto fare, ma restringerlo molto sulla cannabis, per dar conto delle cose che abbiamo fatto e delle cose che faremo. Molto velocemente, abbiamo lavorato in quest'ultimo anno per cercare di mettere in rete tutte le associazioni che lavorano, non nello specifico, sulla proposta di regolamentazione legale della cannabis. Abbiamo promosso un incontro molto partecipato lo scorso 20 aprile degli Stati Generali della Cannabis e da quello stiamo continuando a lavorare con l'idea di arrivare a settembre e poi a novembre con due appuntamenti, uno rivolto ai parlamentari e uno invece più pubblico, per prepararci alla si spera definitiva votazione della riclassificazione della cannabis nelle tabelle internazionali. D'altro canto abbiamo aderito alla campagna Io Coltivo promossa da Meglio Legale giovedì scorso c'è stata l'assemblea anche lì molto partecipata a cui siamo intervenuti. Un'ultima cosa che volevo dire è rispetto, prima Franco Corleone ricordava come probabilmente andrebbe fatta una tesi sulla storia di Fuori Luogo e su quello che ha prodotto e di come era percepito come un luogo in cui tutte le associazioni che in qualche modo gravitavano intorno a droghe potessero contenuti, proposte e idee. Al di là del fatto che Fuori Luogo sito è ancora questo, per cui diciamo, l'invito a coloro che sono qui oggi è di continuare in questa cosa, per cui se ci sono contributi, idee da parte delle associazioni che gravitano intorno a Fuori Droghe sono le benvenute, ma io rilancerei dicendo che probabilmente è venuto anche il tempo di riprovare ad uscire in edicola con un mensile, riprovare quella formula di apertura che ci permetterebbe anche di forse risolvere le questioni economiche che sono alla base poi della, fondamentalmente della sua sparizione dalle edicole, e provare a rilanciare con una comunicazione su cui possiamo veramente incidere. Finisco qui. Grazie Leonardo anche per aver ricordato che Fuori Luogo è comunque uno spazio aperto ai contributi per, sulla discussione. La parola adesso, abbiamo un gruppo di interventi, Susanna Ronconi, Claudio Cipitelli, Pino Di Pino, Angelo Giglio, Maurizio Coletti. C'era anche Harry Margarol, ma ci ha dovuto lasciare perché siamo andati un po' troppo lunghi rispetto a quello che aveva preventivato. Quindi darei la parola a Susanna Ronconi. Sì.
Sì, grazie. Intanto volevo ringraziare per tutti i vostri interventi che sono utilissimi, perché poi noi alla fine di questa assemblea, insomma, dovremmo un po' chiarirci le idee su che cosa investiamo nel prossimo futuro, insomma, delle nostre energie. Allora, io tornerei un attimo sul tema della ricerca e soprattutto sul rapporto tra ricerca e politica. E abbocco all'amo lanciato da Leopoldo, che in effetti ha fatto una buona provocazione, insomma. Esiste questo rapporto tra la ricerca, sia quella evidence-based, sia quella basata sul rispetto dei diritti umani, e la possibilità di portare la politica in altre direzioni? È una domanda difficile, però per noi è importante, perché Forum Droghe, soprattutto negli ultimi 10 anni, più o meno a decorrere dal 2008, ha investito molto sul lavoro di ricerca. Cioè, fino a un certo punto noi ci siamo, diciamo, tra virgolette, limitati a leggere, studiare, importare e comunicare anche in Italia la ricerca fatta da altri. Grazia, Franco e altri hanno citato il rapporto storico nostro, per esempio con Peter Cohen, ma anche il rapporto poi con Tom Decort più recentemente, eccetera. Quindi fino a un certo punto noi abbiamo formato noi stessi e cercato anche un po', se mi permettete, di sprovincializzare il dibattito e la ricerca italiana attraverso il rapporto con questi autori, ma da un certo punto i ricercatori, ma poi da un certo punto in avanti abbiamo deciso di praticare anche noi ricerca in prima persona, all'inizio grazie all'apporto di Grazia, soprattutto di Patrizia, e poi via via a un gruppo di noi. Insomma, direi che oggi Forum Droghe ha anche una competenza in termini di ricerca, soprattutto ricerca qualitativa, piuttosto significativa. Allora, negli ultimi 10 anni abbiamo lavorato molto, voi conoscete il nostro lavoro sul consumo controllato, i modelli di consumo di autoregolazione, sulla cocaina prima, sulla canapa poi, negli ultimi 2 anni. Molte energie spese su questo, e perché? Sicuramente da un lato per un sano desiderio di conoscere, ma anche per un sano desiderio di dare delle gambe allo sguardo diverso che noi proponevamo, quindi a un'alternativa al farmacocentrismo, a un'alternativa al pensiero unico delle neuroscienze per come ci veniva proposto. Quindi un impegno importante. Ha senso questo impegno? Sicuramente, come dire, la spendibilità della ricerca che noi facciamo nei confronti della politica è difficilissima. Non stiamo riuscendo a sfondare un muro da questo punto di vista. Stavo ragionando un po' su questi ultimi mesi, dove il discorso del rapporto tra scienza e politica nella fase Covid è venuto molto alla ribalta, però è venuto di nuovo molto alla ribalta in maniera per me veramente molto inquietante, nel senso che ha prodotto o da un lato un negazionismo, no, il negazionismo iniziale della serie è solo un'influenza, dall'altro lato un po' un delirio di neoscientismo quasi positivista, come se dovessimo rinunciare al pensiero critico quando parliamo di scienza e delegare completamente a un certo scientismo delle scelte politiche. Quindi non è che quest'ultima fase mi tranquillizzi molto rispetto alla possibilità di un nuovo dialogo tra scienza e politica. E però, rispondendo anche un po' alla provocazione di Leopoldo, secondo me noi non possiamo non fare ricerca, perché se uno dei nostri obiettivi più importanti è quello di lavorare a una diversa costruzione sociale del fenomeno uso di droghe e a una diversa percezione sociale, prima ancora che a una diversa politica, noi la ricerca la dobbiamo fare, no? Perché dobbiamo, come dire, spiegare e rendere conto di che cos'è davvero il fenomeno consumo di droghe oggi. Cioè, secondo me non c'è mai stata, come in questa fase, una distanza così grande tra quello che veramente sta andando avanti nella società in termini di consumo di droghe, quindi quel processo di normalizzazione di cui Forum Droghe tanto parla, da un lato, e la politica dall'altro. C'è un abisso veramente, e io credo che fare un certo tipo di ricerca come quella che stiamo cercando di proporre noi sia uno dei modi proprio per aiutare
e il decisore politico e la società nel suo complesso ad avere un'idea diversa, più aderente alla realtà di quello che è il fenomeno di consumo di sostanze. Ovviamente questo ci porta a tutta un'altra serie di compiti che non sono solo il fare ricerca, ma passatemi il termine, è anche essere attivisti della ricerca. Io mi riferisco proprio alle figure di Peter Coe e Tom DeCorte, che sono due ricercatori sui quali nessuno può nutrire dubbi dal punto di vista della coerenza scientifica, ma sono anche due potentissimi attivisti. Intendo con questo dire che sono due persone che spendono in termini politici e di comunicazione la ricerca che fanno. E secondo me senza temere di essere meno credibili perché sono attivisti, di essere meno credibili come scienziati perché sono attivisti. Questo è un vizio molto italiano, secondo me. Allora, io credo che noi possiamo dare un contributo un po' in queste due direzioni. Continuare a fare ricerca e continuare a portare la ricerca che altri fanno in Italia, attraverso il sito, attraverso delle pubblicazioni e così via. E continuare a stimolare una spendibilità attiva e politica della ricerca che facciamo. Questa, secondo me, è una delle sfide che abbiamo di fronte. Grazie. Grazie mille, Susanna. Claudio Cipitelli. Grazie. Non ti sentiamo. Ecco. Dicevo, mi inserisco sulla scia di Susanna per dire che per quanto mi riguarda e per quanto riguarda l'esperienza che stiamo facendo in questo periodo, la ricerca serve senz'altro per aprire un dibattito pubblico. L'unica possibilità che noi abbiamo di uscire da una secca importante che stiamo vivendo con la politica è la nostra capacità in tutti i territori di riaprire anche in maniera minuta, anche semplicemente in un municipio, un dibattito pubblico suffragato, come dire, aiutato da elementi di ricerca che aiutino appunto a sviluppare questo dibattito pubblico. Dico questo perché ho sentito molte cose sulla politica che condivido, ma in questo momento, guardando dal punto di vista della mia città, direi che non c'è mai stato un punto più basso di rapporto con la politica di tutto questo mondo. Dirò di più, non c'è mai stato una tematizzazione così sciatta sulle sostanze come in questo momento. Nella mia città, Roma, si parla di droghe soltanto in termini di movida e in termini di incidentalità stradale. Quindi siamo costretti in qualche modo a riprendere questo percorso tenendo conto che siamo di fronte ad una totale infantilizzazione del conflitto, come dice Michele Prospero, ma di più, siamo a qualsiasi rifiuto della complessità e noi portiamo complessità, quindi facciamo una fatica tremenda a agganciare la politica proprio perché c'è un totale rifiuto in questo senso. Non c'è nessuna retorica argomentativa sulle questioni, ma ci si schiera appunto in maniera, come giustamente veniva detto, non più individuale, politico per politico, ma per grandi gruppi, tenendo presente che è un tema divisivo, quindi è inutile starci a perdere. In tutto questo noi siamo passati da progetti, da attività, da analisi sartoriali sulle sostanze. Sostanzialmente nella mia città abbiamo rigirato i cappotti, in maniera particolare in quest'ultimo periodo i pochi servizi rimasti hanno girato il cappotto, hanno usato cappotti girati, e questo è piuttosto drammatico. Allora, come tornare? Abbiamo dei punti d'aggancio, ce l'abbiamo, cioè abbiamo il sindacato, dobbiamo in qualche modo utilizzarlo al meglio, l'ultima organizzazione di massa che discute anche al suo interno, che è in grado in qualche modo di parlare con i lavoratori. Bene, chiederò a Denisa Merini sempre di più di darci possibilità di fare politica con il sindacato, di sollecitare politica partendo dal sindacato, proprio perché altrimenti, come dire, io non vedo nessuna possibilità. Una volta Roma aveva un modello, il modello Roma,
e sulle sostanze, anche perché nell'agenzia comunale era presente come consigliere Grazia Zuffa, avevamo, e vado a leggervi rapidamente, una comunità residenziale pubblica, due comunità di pronta accoglienza, 6 centri diurni, 3 centri notturni, un centro residenziale di inserimento e a tante altre cose. Dopo Alemanno tutto questo è stato asfaltato, ma non solo, nessuna giunta successiva l'ha ripreso. Allora parlare con la politica è assolutamente difficile, tenendo conto che siamo e sono d'accordo in maniera particolare con Mauro Palma quando parlava dell'è consentito, siamo in un momento in cui si sta assistendo dal cittadino che deve esigere il diritto alla salute al cittadino che dopo il coronavirus sarà, sembra, obbligata alla salute. E se questo è il sentiment sulle droghe, è un dramma, è un autentico dramma. È balzare a 50-60 anni fa, fra l'altro su un concetto di salute che non è quello della Carta di Ottawa, che non è quello dell'OMS, ma un concetto di salute tutto centrato sul soldo. E quindi le droghe no. Se hai, come dire, hai il dovere alla salute, e tutto questo è piuttosto difficoltoso. Quindi penso che in questo momento sarà ancora più importante l'apporto e il contributo di Forum, sia sul versante ricerca, sul versante confronto fra le organizzazioni, ma non soltanto, confronto fra coloro che si occupano di queste cose. La Summer quest'anno si farà non in presenza, dobbiamo inventare altre forme per poter continuare a tenere aperto un dibattito e affrontare questo caveat tremendo, questa dell'obbligo alla salute. Lo dobbiamo fare. Intelligente l'idea di fare un mensile, perché indubbiamente il mensile anche cartaceo ha un suo impatto importante. Non è un caso che i ragazzetti più vispi di Roma, insieme a quelli del cinema non mi viene, America, hanno impostato tutto il loro lavoro su una rivista Scomodo che era sostanzialmente cartacea. Io penso che il nostro compito nel prossimo futuro sarà un tentativo di rianimare il dibattito pubblico con la ricerca, con le nostre attività seminariali, ma anche ingaggiando la politica non soltanto, come è giusto che continuiamo a fare, a livello di leggi, a livello parlamentare, ma ingaggiarla municipio per municipio, paese per paese, costringendo queste persone a confrontarsi con una realtà che ormai mi sembra dovrebbe essere un po' più chiara a tutti, invece continua ad essere appunto le droghe, una questione che riguarda, lo ripeto, incidentalità e morte. Grazie Claudio. Abbiamo l'intervento di Pino Di Pino. Ciao a tutti, grazie dell'invito e auguri a Forum Droghe. Per i suoi 25 anni, io vi giuro, l'altro ieri mi ero messo a pensare l'intervento che la mail di Stefano mi aveva chiesto e mi era venuto in mente che io faccio l'operatore di strada per la riduzione del danno da 20 anni e quindi fondamentalmente nella mia carriera professionale, un po' per il rapporto che prima Corleone ricordava Forum Droghe aveva con questa città fino a quando questa città era ben governata o quantomeno governata, e un po' perché anch'io come Elia e tanti altri di voi venivo dai movimenti con uno sguardo antiproibizionista e con tutte le difficoltà di rapporto anche con Forum Droghe di cui Franco prima accennava. Insomma, Forum Droghe ha rappresentato per me, come per il mensile fuori luogo, per le summer school, i convegni, le cose, importanti momenti di crescita e anche soprattutto penso di costruzione di una comunità competente, di persone competenti intorno al tema delle droghe e con lo sguardo critico di cui insomma ci si vantava giustamente prima di avere. E pensavo che il primo appuntamento di questo tipo per me è stata una sala gigantesca a Firenze, non mi ricordo esattamente l'anno, sarà stato insomma fine 99, inizi 2000, e proprio all'inizio della mia carriera, e l'immagine di questo appuntamento e della potenza
del fatto che in tantissimi operatori della riduzione del danno, operatori di strada, ma non solo del privato, anche del pubblico, potessero fermarsi a ragionare collettivamente sulle politiche sulle droghe, non solo appunto con uno sguardo ai servizi sanitari, ma proprio alle strategie di intervento, a me aiutò molto a crescere. Quindi io vi ringrazio veramente per l'invito e per questi 25 anni di storia. E rispetto al futuro, e voglio essere assolutamente breve perché non c'è moltissimo da... non posso aggiungere molto a quello che finora è stato detto. Le cose che mi hanno, come dire, il punto di vista che finora mi ha convinto più di tutti gli altri è quest'ultimo filo sulla ricerca che Susanna ha inaugurato con il suo intervento, che è strettamente collegato alla rappresentazione sociale del fenomeno e quindi ad avere noi, costruire noi le nostre reti, l'autorevolezza di poter rappresentare un fenomeno, certo attraverso il rapporto con i giornalisti, che secondo me è annoso, e ricordo che già a Napoli, in occasione dell'appuntamento ITARD e Forum Droghe sull'advocacy, parlammo di pensare una carta sulle droghe, così come c'è una carta sull'infanzia e c'è una carta dei giornalisti su come affrontare tanti argomenti spinosi, forse a volte anche più spinosi di quelli sulle droghe. E forse a questo punto anche l'idea di una pubblicazione, come dire, cartacea può dare l'autorevolezza a rapportarsi sia come tecnici e scienziati delle politiche sulle droghe, ma anche proprio come attivisti dell'informazione. Ecco, l'attivismo di cui parlava Susanna, io penso che sia la caratteristica che in questi 25 anni ha reso Forum Droghe quel punto di riferimento per persone come me, per attitudine politica e per interesse professionale, che è stata finora. E il fatto di aver incontrato Forum Droghe così spesso nella mia sia meno recente, ma soprattutto nella più recente attività politica, penso per esempio alle recenti ricerche e ancora di più al ruolo determinante che ha avuto Forum Droghe nel permettere e consentire a ITARD la carovana mai senza naloxone, penso che confermi il fatto che forse i prossimi 25 anni saranno altrettanto ricchi di iniziative in un contesto che è quello descritto fin qui, soprattutto della politica per come ne parlava Stefano Anastasia e dell'approccio, diciamo, sociale al consentito, al proibito, che ricordava Mauro Palma, in un contesto che ci impone di essere ancora più intelligenti e ancora più studiosi, per fare una semicitazione. Io mi fermo veramente qui e vi ringrazio ancora di tutto. Grazie a Pino Di Pino. Intanto Patrizia Meringolo, che sarebbe dovuta intervenire, anche lei saluta perché è dovuta, aveva un impegno. Lascio la parola a Angelo Giglio e poi ci sarà Maurizio Coletti. Buongiorno a tutti. Vista l'ora tarda, in realtà ho scritto che se c'era tempo avrei riuscito l'intervento. Vorrei solamente dire due cose rapide. Una è che sono la prima volta che partecipo a un'assemblea di Forum Droghe, sono molto contento, e visto che è un ambiente, come già conoscevo, conoscendo molte persone di questo gruppo, molto attivo, molto attento, e che ha fatto, secondo me, una storia in particolare della dipendenza in Italia e di ciò che bisognerebbe tenere conto in continuazione. Detto questo, gli stimoli di oggi sono stati tantissimi, infatti non farei altro che ripetere alcune questioni, però sono due o tre elementi che vorrei sottolineare. Quello della ricerca, che secondo me è uno dei dati da fare, perché in realtà la ricerca in Italia è sempre stata a ruota di una ricerca tipo americano sulla malattia, molto meno sulla persona, sui diritti e tant'altro. Quindi questo secondo me deve essere per i prossimi anni. Io 25 anni sono un buon dato, ma penso che Forum Droghe possa continuare, debba continuare
su questa strada, proprio in funzione di questo, potenziando molto i diritti del consumatore, i diritti della persona che ha problemi di sostanze e non soltanto, quindi come dire un po' una azione a tutto campo. Altri elementi, direi ce ne sono tantissimi, mi viene da dire solamente 25 anni sono passati, buon 25 anni a venire di lavoro in cui ci impegneremo tutti. Grazie. Maurizio? Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Io vorrei evitare di riprendere tanti argomenti che ho ascoltato con piacere e con attenzione e interesse. Vi dirò un punto autoreferenziale. Perché io ho aderito tardivamente a Forum Droghe? Credo che me l'abbia spiegato Mauro Palma sul tema dell'è consentito, cioè l'idea di essermi occupato del tema droghe in generale come una metafora in cui si doveva contrastare l'approccio penale, l'approccio proibizionistico e quindi proporre e controproporre un'idea di un approccio invece dei diritti, della libertà e della normalità. Questo aspetto autoreferenziale, prenderò solo due elementi, solo due minuti per due elementi che mi piacerebbe sottolineare. Qualcuno l'ha già sottolineato, se noi riuscissimo a prendere in considerazione lo spazio lasciato dalla reazione dei sistemi sanitari e sociali al Covid, cioè del fallimento totale del sistema ospedalocentrico e privatistico, per esempio della Lombardia, ma non solo della Lombardia, noi credo che faremmo un'opera molto meritoria. Ha a che fare con il problema delle sostanze e dei consumatori? Penso di sì. Le sostanze dei consumatori, quando e solo quando hanno delle difficoltà, si possono rivolgere ai servizi territoriali, non agli ospedali, ma se questi servizi territoriali sono trattati come sono stati trattati negli ultimi 15 anni, credo che veramente avrebbero poche chance di avere delle risposte concrete. Quindi una battaglia per questo che può essere una questione apparentemente molto laterale. Invece un'altra battaglia che io propongo è una battaglia terminologica, perché mi sembra di ricordare a me, che poi mi sono occupato di queste cose da tempi verecondi, sembra a me che c'è stata una specie di rivoluzione continua dell'oggetto, o meglio dei soggetti che hanno destato il nostro interesse, dall'iniziale drogato per poi passare al tossicomane, per poi passare al tossicodipendente, per poi passare all'addicted, per poi passare al consumatore. E infine ora, Maria Teresa Nini lo ricordava rispetto alla questione più recente, alla persona che usa droghe. Ecco, questo io credo che sia, la persona che usa droghe, un elemento terminologico di grande rilevanza, mentre gli altri sono figli dei loro tempi. Allora, parlare di tossicodipendenti, anche no. Grazie a tutti. Grazie mille, Claudio. Questa della terminologia è una questione grossa, secondo me, e anche difficile. Non ci sono altri iscritti a parlare, però ci sono molte persone che avremmo anche il piacere di sentire, che sono anche persone vicinissime all'associazione. Vedo che è collegata Mariella Orsi, Serena Franchi, Chiara Babetto, Claudio Dal Piazza, Stefano Bertoletti, oltre ovviamente a Maria Stagnitta, Lella Cosmaro, Ivan Severi. Non so, io sto leggendo la lista che ho qua davanti dei collegati. Ci piacerebbe, Mariella, per esempio, se è disponibile, che potesse dire due parole. Eccola,
Non ti sentiamo però. Ho sentito tutta la mattina con molto piacere e devo dire che il ricordo di Riccardo Bordoni si è fatto molto forte nel richiamo di molte cose che sono state dette. Credo che Forum Droga sia stato molto importante anche per noi dei servizi, perché io la stragrande maggioranza del mio tempo di lavoro è stato nel servizio tossicodipendenze e anche in quello che ricordava Grazia, Patrizia, tutti gli altri sulla ricerca. Credo che documentare, come ha fatto Forum Droghe, i cambiamenti, i bisogni di analizzare i nodi politici delle politiche sulle droghe e non solo, sia molto importante. Questa crisi di questi tre mesi ha dimostrato che ritornare nel silenzio, perché intanto si è dato il farmaco alle persone e li si è tenuti lontani dai servizi, ha voluto anche dire dimenticarsi un po' del problema, ecco, non considerare tutti i bisogni complessi che questo tema e questi servizi hanno. Sarebbe interessante sapere anche come hanno vissuto quelli che già sono un po' reclusi in certe comunità, come credo che potrebbe essere interessante Forum Droga anche fornisse uno spaccato su cosa ha voluto dire vivere questi tre mesi lontani, ma in senso lontano vero, da tutti quelli che erano i contatti che le persone avevano e da cui forse traevano anche dei benefici. Ecco, io credo che noi dobbiamo anche scrivere questo pezzettino di storia attraverso naturalmente quelli che sono i protagonisti e quindi le persone che consumano droghe e che si sono sentiti messi al margine. E con questo vi saluto, vi ringrazio perché è stata una mattinata molto molto interessante. Spero che poi sarà possibile ritornarci sopra, perché alcune riflessioni hanno bisogno di essere ripensate e riascoltate. Grazie. Grazie a tutti. Mariella, assolutamente. La prossima Summer School, fra l'altro, prenderà in considerazione anche gli ultimi temi che ricordavi, che sarà questo settembre, dal 3 al 5 settembre online. Ricordiamo anche il crowdfunding. Il Forum Droghe ha lanciato, e trovate tutte le indicazioni sul sito, ma anche sulla nostra pagina Facebook, un'iniziativa di raccolta fondi per sostenere la pagina fuoriluogo.it, che come sapete ospita comunque i contributi di numerosissime associazioni. Non so se fra i vari citati e le varie persone che vedo qualche d'un altro vuole intervenire. C'era anche Elena di Torino, c'era Chiara Cicala, Chiara Babetto ovviamente, Claudio Dal Piazzo, per dire quelli che hanno il video acceso, altrimenti andremmo forse verso la conclusione. Ma io volevo soltanto ringraziarvi come partecipante per la prima volta a un'assemblea di Forum Droghe, esprimervi la mia massima ammirazione per tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni e in questa massima ammirazione individuare un punto di attenzione, un punto di rischio, un punto di attenzione. Prima si è detto che la classe politica amministrativa è cambiata in questi anni, è cambiata in modo rovinoso e essendo qui riunita una società di esperti raffinati della materia, il mio rischio che vedo, che ho visto in qualche momento, è che diciamo, questa società così raffinata non rischi di passare in certi momenti per il mondo delle analisi delle politiche sugli stupefacenti in un modo simile a quello che Radio 3 è per la musica classica e quindi direi proviamo a interloquire anche con questi amministratori e questi politici per analfabeti che siano,
diciamo, della materia, no? È uno sforzo che credo dobbiamo impegnarci a fare, perché e che non è facile, come diceva prima Cipitelli, municipio per municipio, ambiente per ambiente, a conquistare una possibilità di dialogo pur con questa classe che non si fonda né sulla rappresentanza né sulla conoscenza dei fenomeni, ma semplicemente su il fatto di essere inserita in una lista, diciamo, a partire dai voti su Rousseau. Quindi intanto vi ringrazio tantissimo per tutti i contenuti, diciamo, importanti che avete esposto, e alla prossima. Grazie. Grazie. Nel frattempo vedo finalmente altri video accesi. Ricordavo Chiara Pavetto, Serena Franchi, Sofia Ciuffoletti, è sparita Elena da Torino, ma spero che ritorni. Chicca, se qualcuno... Vi ricordo che dopo questa prima fase, che è pubblica, interromperemo la comunicazione, la pubblicazione su Facebook, per continuare una piccola coda di assemblea dell'associazione. Mi sembra che Serena avesse alzato la mano. Sì, ho acceso il microfono, l'ho fatto semplicemente per ringraziarvi e salutarvi e fare gli auguri per questi 25 anni importanti. Ho finito di preparare, non fare così, se vuoi prepara tu. No, ciao. No, sentivo il sottofondo delle voci. Il microfono in sottofondo, Leonardo, se puoi intervenire, che io non riesco a spengerlo. Credo sia Lella. Sì, volevo solo salutarvi e ringraziarvi, perché fra 5 minuti devo lasciare, quindi vi saluto. Grazie di tutto, grazie. È stata veramente un'assemblea ricchissima di contributi. Grazie mille, ciao. Ciao, benissimo. Allora, Serena, scusaci. No, come avrei detto appunto subito dopo, una cosa che abbiamo imparato in quarantena è che quando noi organizziamo questi eventi online sono sempre densissimi i contenuti, con tantissimi interventi e degli spunti molto importanti, quindi sicuramente il valore aggiunto di quello che posso condividere io è semplicemente sottolineare quanto tutte le proposte, tutti gli spunti rispetto a quello che da domani potremo fare come associazione siano fondamentali, sia rispetto a continuare a capire quali sono effettivamente i possibili passaggi per un confronto attivo con la politica, e quindi anche con una capacità però di autocritica rispetto a quello che noi riusciamo a far trapelare in quanto associazione, perché fondamentale è ascoltare, ma anche riuscire a farsi ascoltare. Sicuramente tutta la battaglia semantica di cui i vari interventi hanno parlato, sul come continuare a stringere un rapporto importante con i media. L'altro giorno, insomma, un esempio forse interessante, noi qui in associazione, qui a Società della Ragione, abbiamo degli utenti in messa alla prova e li abbiamo invitati a partecipare ai nostri vari eventi online. E uno, Orazio, l'altro giorno si era collegato e aveva preso parte con un feedback molto positivo su 2 giorni fa c'è stato quello sulla coltivazione domestica della cannabis. Entusiasta mi ha detto però, Serena, è stato utile per me riuscire a collegarmi, però era un linguaggio per me difficile. E questo forse ci dà un po' il polso anche di quanto sia importante sia un rapporto, come sempre abbiamo fatto in 25 anni, diretto con i consumatori, però anche riuscire a calibrare il nostro linguaggio con il loro. E, questo, non voglio rubare minuti importanti ad altri saluti e vi ringrazio tantissimo per tutto. Grazie, tema oggi molto
dibattuto e caldo con tantissimi contributi, questo del linguaggio, della modalità di comunicazione. Prego, gli ultimi interventi. Elena, volevi dire qualcosa? C'è Domenico Chionetti che si era collegato, Chiara Cicala, Chiara Babetto che ha tenuto, è stata presentissima col video, Sofia Ciuffoletti. Chiara, vuoi? Niente, mi unisco semplicemente agli auguri, riconoscendo come hanno fatto le persone prima di me il grandissimo valore degli incontri come questi e dell'attività che Forum Droghe sta facendo da 25 anni. È l'occasione giusta, secondo me, dato il momento storico e quello che stiamo affrontando, proprio per rilanciare quanto l'associazione sta facendo, trovando sempre nuovi mezzi e nuove forme di comunicazione. È stato giustissimo quanto sottolineato da Serena sul linguaggio. È importante affrontare tutti i temi da un punto di vista globale e quindi con tutte le connessioni, anche con la rete che è stata ricordata e valorizzata. Anche il ritornare a parlare con i giovani nelle scuole attraverso un'informazione franca, priva di moralismi, è assolutamente fondamentale, secondo me, in questo momento in cui si tende a dire sì o no, bianco o nero, ma non si danno gli strumenti di comprensione e di autotutela, autodeterminazione. Ecco, secondo me questo è quello che ha caratterizzato l'azione finora e che deve essere ribadito anche per il futuro. Quindi tanti auguri e continuiamo così. Grazie di tutto. Grazie Chiara, contiamo naturalmente anche sul tuo contributo e collaborazione. Questa cosa delle scuole è particolarmente importante, è un altro tema che oggi non è uscito, ma anche tutti i piani di comunicazione e prevenzione nelle scuole sono completamente allo sbando in questo paese. Se non ci sono accenni ad intervenire, forse possiamo... Scusami, io invece... Ecco. Una parola la dico. Bene. Grazie, non so se mi sentite, Sofia. Grazie Hassan. Grazie a tutti, è stato molto interessante ascoltarvi e non voglio essere denunciata per trattamento disumano e degradante, quindi vado diretta al punto, che fare gli auguri per questi 25 anni a voi, in primo luogo, li avete portati avanti, avete portato avanti delle battaglie non facili in Italia. Io sono molto più scettica non sul ruolo della politica, ma sulla capacità di rispondere in questo momento della politica a queste questioni. Credo quindi che sia necessario, chiaro, portare avanti la lotta politica. Quindi, ripeto, non sono scettica sul ruolo della politica. Credo che la politica si faccia anche quando si lavora sui diritti. Esiste una politica del diritto, anche se è sempre molto taciuta, esiste anche quando si fa interpretazione del diritto e quando si fa giurisprudenza. Credo che sia necessario continuare questa lotta. Su questo, sui due fronti di cui mi occupo un po' di più, credo che uno, mi voglio riallacciare a quello che ha detto adesso Chiara, uno sia la riconsiderazione culturale dell'associazione che noi facciamo in maniera classica e tradizionale, mai ripensata, tra diritto minorile e sostanze. Quindi in generale non soltanto il lavoro, che è importantissimo e che è bellissimo, che ricordava Chiara prima, io ricordo anche quello che hanno fatto al Barbara Bonvicini e tanti altri dei radicali, e quindi le campagne di informazione nelle scuole sono fondamentali, ma io parlo proprio dell'inserimento all'interno del circuito penale minorile
persone che consumano sostanze. Credo che questo vada ripensato nella terminologia, altra battaglia essenziale. La terminologia è un altro punto che dovremmo ripensare. Il minorile e poi, ovviamente, parlando di area penale, il carcere, carcere per adulti, PM per minori, cambia poco. Su questo la battaglia non solo è aperta, credo che in questo momento, che è assolutamente, come dire, controintuitivo fare in questo momento, pensare di poter avere un appoggio politico su questo, io credo che proprio perché è controintuitivo e talvolta la realtà è controintuitiva, sia necessario fare un lavoro concreto per pensare a quanto è stato importante l'emergenza sanitaria per fare sfoltimento delle nostre carceri. Siamo arrivati a un numero, io non ricordo, insomma, ho una memoria sicuramente più breve di altri, ma anche leggendo e studiando i dati non ricordo di aver visto un così veloce, rapido e repentino sfoltimento delle carceri. E per un'emergenza sanitaria, ecco, andiamo a riflettere, lavoriamo su questo, lavoriamo perché le carceri non si riempiano, perché io temo fortemente che nel momento in cui stanno già cominciando i tribunali a lavorare e le persone a tornare nelle carceri con i primi ingressi, perché non siano una percentuale enorme di persone che rientreranno in carcere e che saranno cosiddette persone, insomma, in carcere per reati legati alla legge sulle droghe. E l'altra questione enorme, quindi questo è un lavoro immane che dovremmo fare, che dobbiamo fare a livello politico, questo sì, perché è vero che non è bastata e non basta la giurisprudenza. Altra questione, dobbiamo cercare di farlo noi, a elaborare i dati al Ministero della Giustizia disaggregati e concreti. Un conto sono le persone che entrano in carcere per violazione del DPR 309 del 90, un conto sono le persone che usano o hanno problematiche legate all'uso di sostanze. Su questo i dati che ci fornisce il Ministero, quindi i dati elaborati ormai dall'inesistente ufficio studi del DAP, non sono trasparenti quando ci sono, o altrimenti mancano completamente. Questa è un'altra questione problematicissima ed è legata alla ricerca cui facevate cenno voi. Quindi se non fanno ricerca e se non esiste un ufficio studi a livello del DAP, dovranno consentire a noi ricercatori di fare ricerca su queste questioni, perché è sconvolgente che l'Italia non abbia questi dati e non voglia elaborarli. E sì, vi ringrazio. Dice, grazie Sofia, ovviamente è una cosa importantissima, ovviamente c'è il ruolo della sanità pubblica all'interno degli istituti e quindi si intrecciano anche varie questioni. Mariella, forse volevi dire qualcosa? Ho visto, non ti sentiamo però. Due anni fa al nostro summer school ebbi modo di chiedere a delle persone che sono molte, quali sono presenti, un articolo per un numero speciale di Salute e Territorio che ha avuto nel tempo tante monografie proprio sulle problematiche delle tossicodipendenze. Ho aspettato un anno perché per problemi burocratici l'amministrazione non dava nuova partenza a questa rivista. Purtroppo nei giorni scorsi ho avuto la brutta notizia che il nuovo direttore della sanità ha deciso di chiudere questa rivista. E io avevo invece chiesto a queste persone di aggiornare i loro articoli, quindi ho 13 contributi molto interessanti di persone da Cipitelli a Elena Fornero, a persone che sono anche presenti, e vorrei capire se c'è un altro organo che può ospitarli, perché sono contributi che rischiano poi di perdere la loro novità, insomma, ed era proprio nato sul problema anche delle droghe sintetiche, che quell'anno era proprio il focus del summer school. Quindi chiunque avesse modo di dirmi dove farli confluire, d'accordo poi con gli autori che sentirei uno per uno, sarebbe importante non perdere questi contributi. Grazie. Ottimo, quindi possiamo direi concludere la parte pubblica ricordando che abbiamo ricevuto e ci sta seguendo anche la redazione di Ristretti Orizzonti da Padova, la rivista che viene elaborata all'interno dell'Istituto Penitenziario.
Possiamo chiudere, non so se Stefano Vecchio vuole salutare in veste di presidente del 25ennale. Sì, proprio un minuto, due minuti. Mi pare che dalla ricchezza e complessità delle questioni che sono state poste, ma anche delle possibili piste su cui si può lavorare, forse noi possiamo pensare che dobbiamo costruire un laboratorio proprio di ricerca, no? Sulle forme dell'azione, della politica che in quest'epoca noi dobbiamo, con cui dobbiamo confrontarci, che dobbiamo attivare. E perché abbiamo molte domande e naturalmente le risposte sono complicate, ma forse dobbiamo individuare dei contenitori all'interno dei quali di confronto e di discussione potete ricercare queste risposte. Vorrei fare riferimento al discorso della ricerca, che mi pare che è una delle questioni di cui si è posto più l'attenzione sull'importanza, perché la ricerca mi pare che sia una delle poche cose che noi, nonostante le difficoltà, gli ostacoli, no? Abbiamo fatto, portiamo avanti, abbiamo portato avanti. La prossima Summer School la faremo a partire da un lavoro di ricerca importante, no? È così. E forse noi dobbiamo cercare di recuperare questo entusiasmo, questa capacità che abbiamo messo a punto nell'ambito di questo insieme di pratiche che chiamiamo ricerca, per provare a riportarla sulle altre questioni su cui abbiamo più difficoltà. E in questo senso io penso, per esempio, che il rilancio, insomma, mi pare che è stato messo in evidenza, c'è un grossissimo rischio che da questa emergenza si esca mantenendo all'interno della normalità, chiamiamola così, futura, una serie di elementi che sono stati costitutivi, no, di questa emergenza. Si è fatto riferimento a quanto, c'è un nuovo intreccio tra autoritarismo e biopolitica. Cioè, io credo che il problema dell'iscrizione e il controllo dei corpi non sia solo un problema che si fa attraverso le educazioni, ma quello che vedo più pericoloso è il fatto che le persone si stanno convincendo, cioè che c'è un'iscrizione dentro i comportamenti di quello che sta accadendo oggi. E allora, quando si ricordava il discorso della movida, le ordinanze, ma lì il problema non è solo le ordinanze, che aumenta la conflittualità, cioè chi ha paura e chi vuole recuperare piacere. Le cose che si dicevano sui servizi che si sono chiusi, la riduzione del danno che è stata chiusa in alcune realtà, che abbiamo limitato, la difficoltà di avere un inquadramento comune. Io credo che, proprio per quello che diceva Grazia, la riduzione del danno è un modo di fare promozione della salute e tutela della salute, proprio sulla base di una critica a distanza dal modello patologico morale. Se è vero che dovremmo stare dentro un discorso più generale di salute e di welfare, io credo che rilanciare e trovare il modo di rilanciare il discorso della riduzione del danno attraverso i contenitori, le proposte nostre e altre, è un modo per dare un contributo su uno spostamento dei sistemi verso la tutela della salute. E in questo senso, l'ultimo punto è, io credo che noi dobbiamo fare un po' di autocritica e soprattutto dobbiamo riattivare e curare le nostre reti. Perché in questa fase credo che ci si esce anche un po' malandati. E a mio parere il discorso questi contenitori che dobbiamo individuare, compreso l'obiettivo della conferenza autoconvocata, possono essere, come dire, delle tracce all'interno delle quali riprenderci, recuperare anche tutto quanto abbiamo accumulato in questo senso e allargare anche le aree. In questo senso il riferimento ai media, che mi pare che oggi, anche se ha avuto un confronto limitato, abbiamo messo in evidenza un dato di fondo, come quello può essere uno dei modi attraverso cui noi possiamo intervenire sull'ampliamento del modo di utilizzare gli stigmi per costruire rappresentazioni sociali. A me pare che dentro questa area di ricerca, innovazione, sperimentazione possiamo provare a ricollocarci in modo positivo, proveremo a farlo appunto riproponendo contenitori di discussione, di dibattito, di approfondimento. Ringrazio tutti, siamo rimasti quasi tutti fino alla fine, solo 5 persone sono venute meno, mi sembra un obiettivo e un risultato molto importante, significa che insomma ci siamo e proprio perché ci siamo forse possiamo avere un po' di speranze anche noi. Grazie a tutti.